buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Grazie a Gabriel per il suo ride, a Food Chess per i suoi 6 mesi e rinnovo prima della live perché devo scappare. Ma anche se sono di corsa e in ritardo c'è sempre tempo per il gattone. Ah, grazie. Sempre minore di 3. Anche a lei, grazie mille. E grazie anche a Entramesi che fa 6 mesi. Grazie mille. Buonasera, buonasera, buonasera. Fa caldo. Fa molto, 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 molto caldo. Però si sopravvive col condizionatore, senza probabilmente stare morendo. E già col condizionatore vi assicuro che ho molto, 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 molto caldo. C'è di peggio? Sì. Twitchami la fava. Grazie per la sala. Va bene, grazie anche a Frigorifero per gli 11 mesi, sono quasi sicuro che 11 sia minore di 3, ma le si vuole bene, grazie mille. Fa molto, molto, molto caldo. Molto caldo. Ah sì, mi ricordo. Sarti, prima che io mi sciolga di tutto, rinnoviamo, buona domenica anche a lei, grazie. Sono curioso di cosa, Gabriel? Del caldo? Vedo che mi metto anche il ventilatore a livello 1. Ah, sì, mi ricordo. Faccio girare un po' l'aria, perché comunque si crea cappa qua dentro. Ah. Sarti, prima che mi sciolga di tutto, rinnoviamo. Buona domenica. Grazie mille. Allora, il gioco che vi propongo oggi l'ho fatto anche venerdì. Ok? Quindi ho saltato semplicemente la parte un po' più tediosa, perché venerdì ho chiuso mezz'oretta prima. Poi ho detto, ma sì, dai, ce l'ho lì, proviamolo. E mi ha incuriosito abbastanza da giocarci oggi. Ci ho giocato per un tempo, sto vedendo adesso da Steam, di 17 minuti. Vi riassumo sostanzialmente che cosa vi siete persi venerdì. Nostro nonno è morto e ha lasciato in eredità a noi i suoi campi di vino. Fine. Noi adesso dobbiamo coltivare i campi di vino. Esagerato Twitch, però grazie. È quello lì del vino, è quello lì del vino. E, boh, cioè, non lo so, mi intriga assolutamente molto. Forse ha una meccanica un po' tediosa, cioè neanche tanto, forse tedioso non è il termine corretto. Ha una meccanica un po' particolare per quanto riguarda il gestionare il gestionale. Funziona un po' alla Tetris e un po' alla... È un gestionale col Tetris. È una cosa un po' particolare, però devo dire che mi ha molto, 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 molto incuriosito e che quindi mi piaceva l'idea di riproporlo. Se poi ci rompiamo le palle, abbiamo tantissimi altri giochi, per carità. Ho scaricato anche Going Medieval, che mi attira da morire. Ma veramente, veramente da morire. Going Medieval credo che possa essere uno dei miei giochi di punta tranquillamente. Ha questo problema però, completamente in inglese. Completamente in inglese. E quindi ha questo grosso, grosso, grosso difetto Going Medieval. E va bene. Grazie a Jacopo, 28 come 26 per 4 diviso 2 elevato alla nona per 15. E boh, mi sono perso anche io, però grazie mille per i suoi 28 sì, mesi. E grazie anche a Ginger Drying per gli 8. Buongiorno gatto, spero che oggi stia meglio. Sì, devo dire che sto migliorando. Sto iniziando anche di nuovo a bere caffè, ne ho bevuto uno anche oggi. Mi sa che da domani mattina ricomincerò a bere il caffè almeno quantomeno tutte le mattine, così non avrete un cadavere in live ogni mattina. E sì, la risposta è sì. E che cazzo stavo dicendo? Ah sì, penso che toglierò anche il cuscinone da sotto il culo. Quindi rinnovate, rinnovate, rinnovate per il treno e adesso partiamo. Dragon, sono nato, arriva la pubblicità, ovviamente torna anche rinnovo. Rinnovate, rinnovate per Live Train, grazie mille Dragon. Non ce la faccio, senza almeno un caffè al giorno io non ce la faccio, Gabriele. Buongiorno. Anche perché io
Mi sta per essere portato fuori il bestione. Anche perché io la mattina mi sveglio, porto fuori lui e poi dopo praticamente sono già in live. Non ho il tempo tecnico per svegliarmi per bene. Questo quando lo porto fuori lui. Twitch mi, però leggi le regole per cortesia, e l'ho già fatto in live diverse volte. Ecco qua un Leila. Leila. Bene, allora, ho finalmente comprato Mario Golf, finalmente si può comprare per davvero, lo sto scaricando e quindi venerdì 12 ore siamo tutti pronti, non ho alcun tipo di ospite particolare, chi vuole unirsi si unisce, se no sti cazzi, mi sparo 12 ore in faccia da solo di Mario Golf che non vedo l'ora. Altro da dirvi di questa settimana non ho, domani finirò di montare il video per martedì. Tra l'altro è incredibile quel video lì, vi dico un piccolo retroscena del video che vedrete martedì, mentre stavo farmando, perché mi capita spesso nei giochi in cui va farmato, ero al telefono per capire se potevo streamare o meno la conferenza Nintendo. E lì è successo un dramma in game, ma questa è una cosa che vedrete direttamente martedì nel video. Non ci sarà la 12 ore per Sea of Thieves perché, allora, martedì che esce, martedì 22, ok, sì, martedì 22 esce alle 11 del mattino, quindi per la mattina assolutamente no. Ci giocheremo la sera, il 22 sera ci giocherò sicuramente, magari acquisterò tutte le cose cosmetiche, no? La perla nera, e il cane con le chiavi e quant'altro. Mercoledì e giovedì invece sì, ci siamo già, che sono il 23 e il 24, ci siamo già organizzati con i Thermos e faremo 4 e 4 ore, giocheremo solo a quello. Grazie a Fede, ciao gatto, siamo 6 minori di 3, grazie mille, rinnovate. Quindi questo per quanto riguarda Sea of Thieves. Poi, non mi viene in mente altro. No, non mi viene in mente altro. Devo registrare un altro video. Ah sì, devo fare il video dei sub. Mi devo organizzare anche per la live su Bonly. Non ho ancora organizzato nulla perché sono state settimane di fuoco queste. La prossima non è che sarà tanto da meno perché farò un'ora in più sia mercoledì che giovedì di live. Magari martedì, adesso vedo di capire, di organizzarvi e di organizzarmi e vi farò sapere quanto prima. Mi spiace il poco preavviso, però purtroppo è così. Grazie a Fede per i 6 mesi, ciao. No, ma mi è riuscito di nuovo? O si è inchiodata la chat? Che cazzo? Di nuovo? No ragazzi, basta, Cazzo sì, mi si è rotto tutto ancora. Connessione alla chat. No, adesso funziona. Qui siete morti voi, siete morti. Sì, no, infatti, Fede, tu l'hai fatto solo una volta. Purtroppo ogni tanto mi escono di più. Prova. Sa di cazzo. Va bene, Kun, va bene. Domani mattina alle 6. Grazie a Melman. Non tornavo da un po' perché mi sono laureato. Ah, beh, va bene, cioè sono contento per lei. E sono rimasto 10 giorni completamente senza internet. Succede ai laureati di solito. Succede spesso. Ora che è tornato riesco a condividere finalmente. Mi fa molto piacere. Auguri a noi. Grazie. Non ci sfidi, ci saremo anche a quell'ora per lei. Oh! Grazie a Ingrid per i 100 bits. Vabbè, direi che possiamo avviare il gioco. Abbiamo un paio di news da discutere, se volete. Anche se, sinceramente, non so se voglio tuffarmi in questo mare... No, polemico no, non lo è. Ma questo mare di mistero, di hype, di forse aspettative troppo alte, che è Abandoned. Non so se ne avete sentito parlare e... Datemi una mano se dico cazzate, naturalmente. Aspetta che mi metto qui sotto, anche se non ricordo se c'era meno roba. Abbandone.
Dov'è? Ecco qua. Abandoned. Allora, è un gioco curioso, Abandoned. Dovrebbe essere un Kickstarter, se non sbaglio, o un Indiegogo, insomma un gioco in accesso anticipato che viene pagato tramite donazioni della gente, e si vocifera che sia il Silent Hill mai nato di Kojima. Cioè sembra che ci sia dietro Kojima quel lavoro lì, e che sia addirittura Silent Hill. Sembra che sia suo. Cioè è scoppiato questo mare di chissà, non si sa. Però c'è da dire una cosa, non... tornando, facendo passo indietro, nella pagina del Kickstarter gli sviluppatori hanno detto: guardate che noi non c'entriamo un cazzo con Kojima. Però la gente comunque sta tirando fuori conferme di tutto, il contrario di tutto. Non lo so. Volevo parlare più che altro di questa cosa qui. Non tanto se Abandoned è veramente Silent Hill, anche se a quanto pare Silent Hill ha twittato prossimamente ne vedrete delle belle nello store. Più che altro, quello che vorrei, di cui vorrei parlare oggi è... Allora, mettiamo caso che non è il gioco di Kojima, come sembrerebbe, tra l'altro, perché lo hanno detto gli sviluppatori. Da 1 a 10, gli sviluppatori, quando questo benedetto gioco uscirà e non sarà di Kojima, quanta merda riceveranno? Era questo di cui volevo parlare. Comunque, prima di entrare in questo argomento, scusatemi, vi illustro il gioco. Come vi dicevo... io non sono abbastanza giù, che fastidio. Ok. Come vi dicevo, è un gestionale, eccolo qua, e noi abbiamo tutte le varie cose che ha un'azienda vinicola, quindi un magazzino di stoccaggio con un gabbione dove tengono le, come si dice, le bottiglie, quelle un po' più selvagge, quelle che scappano, quelle che sono una grande gabbia, un gabbione, stanze, va bene? Abbiamo questo, il nostro campo, che è 3x3, la cantina, e qua c'è anche una cosa figa, no, ok, nella cantina si può... tra l'altro gestire, come potete vedere, la catena di montaggio, quindi dalla vasca in vetroresina dove viene messo il mosto, credo. No, allora forse nella vasca va messo l'uva, che poi dopo va nella pigiatrice che ciccia fuori il mosto, vabbè, insomma tutto il processo di produzione, ci posso anche migliorarlo. Il ricovero degli attrezzi, non ne abbiamo. Il bricco, e questa è un'altra roba figa, noi possiamo sostanzialmente dare un bel occhietto all'uva. Quindi ci parla di questo tipo di uva. Abbiamo un H, che cos'è? Un acro? Esposizione a nord-est, altitudine, pH, e immagino che le cose arancioni sono le robe che non vanno bene. Trattamenti. Ecco, vedi? Io gli ho detto, guarda, quest'uva qua non mi fa impazzire. Trattamenti. Mi ha tirato fuori un trattamento, mi ha dato questa cosa qua. E che cos'è che me lo dice? Ok, forma tetramino, giorni 2, condizioni sole. Il trattamento del vigneto possono essere di tipo protettivo o curativo. Vengono usati per proteggere la superficie della pianta da malattie, fungini, insetti e nematodi, non lo so. Comunque, come potete vedere non ci sta. Io devo prima finire questo bricco qua, il primo bricco. Far passare il giorno, eccolo qui. In alto abbiamo le spese, ecco qua, penso siano spese giornaliere, la data e quant'altro. Adesso siamo ancora in fase di tutorial in realtà. Ecco qua. E ci viene data la vendemmia. Alla fine non è stato così terribile? No. Purtroppo loro chiacchierano moltissimo. La vendemmia. Basterebbe un tweet di Kojima che smentisce tutto. Spero non arrivi mai. Ma ragazzi, è molto probabile che non sia... Cioè, magari è semplicemente una casualità. Ho visto che ci sono anche alcuni titoli che possono richiamare quant'altro. Però la gente, spesso e volentieri... E questo è un grosso problema. Nel mondo videoludico, ma nel mondo in generale. Vede... E ve lo dico anche in prima persona, perché io continuo a ricevere dei commenti di gente che mi dice che non ho più idee perché copio i video. Ok? Perché a quanto pare Cuckold Simulator era già stato fatto da altri, e se lo faccio uscire un video io allora non ho più idee perché sto copiando altri. Prima di tutto, vedete, appena vedi una cosa, ne vedi un'altra simile, le colleghi. Non è vero, perché banalmente io quel video l'ho registrato il 5 maggio,
sono stato male, come tutti voi sapete benissimo, l'ho potuto pubblicare solo la settimana scorsa. Primo. Secondo, anche se avessi copiato, che cazzo ho copiato, la scelta di un gioco è una stronzata. Prendiamo questo piccolo esempio ed esportiamolo invece nel mondo di Kojima e di questo Abandoned. La gente ha iniziato a collegare delle cose, dei titoli, di alcune cose, di alcuni livelli di Abandoned. Ha detto, ah sì, però questo stile, questo gameplay, questa roba, questo engine. Ha iniziato a fare dei collegamenti che sì, ci può stare, però ormai ci si crede talmente tanto che è così. Non c'è modo di risolvere quella cosa lì. La gente ha visto un altro uno, ha detto, ah cazzo, allora è per forza come dico io. E non si ferma un attimino a pensare dicendo, no, aspetta, ma non è che magari non sono collegati? Non è che magari il gatto non è andato a guardare i video di altri per poi dopo fare lo stesso identico gameplay? Perché sarebbe una mossa anche un po' stupida da entrambe le parti. È comunque un discorso della minchia, Giusto, sono d'accordo. Però era un esempio concreto di una cosa che mi è successa, perché purtroppo continua a succedere. Ci servono per quello, ok. Possiamo iniziare insieme, ma comunque la vendemmia... Scusate, devo anche seguire questo. Un'attività più delicata e complessa da seguire mai nel tuo vigneto. C'è uno spazio d'errore... Non c'è spazio d'errore, ok. Bom. Andrà tutto bene, vedrai. Chiama Gianni, fidati, è il migliore della zona. Vabbè, chiamiamo Gianni allora. Quindi abbiamo la vendemmia. La vendemmia è il processo attraverso il quale vengono raccolti i grappoli d'uva. Tale operazione può essere svolta manualmente utilizzando attrezzature speciali per la corte meccanica. Ok, ma se io prima uso il trattamento, secondo voi va bene? Però aspetta, perché qua mi dice... pH acido, pendenza, argilla, vitigno, salute 86%. Cioè, secondo voi c'è bisogno di mettergli qualcosa? Diserbo? No. Ah, devo... ok, qui ci sono vari tipi di cose. Ecco, la cimatura per migliorare, immagino, la pianta. Che devo pagare soldi. Ho 100 euro, cioè costa 100 euro. Il problema è che qua mi ho oscurato i miei soldi. Questo sono 34.000, mi pare. Shorts, le si vuole bene, anche a lei, grazie mille. C'è del marciume. Dici che è proprio marciume quello lì? No, marciume sinceramente non ne vedo. Anzi, mi sembrano un pelo indietro alcuni acini. Cioè che questi qui sono quelli buoni, quelli lì sono un po' indietro, no? A parte tutta la retorica, è stato un fenomeno mai visto nel mondo videoludico. Esatto, perché ormai la gente parte in quarta per qualunque cosa. E questo è molto pericoloso. Soprattutto per dei poveri cristi che magari stanno sviluppando il gioco per i cazzi loro. E sicuramente non saranno ai livelli di un Kojima. Me lo auguro che lo siano. Però è poco probabile. Quindi tutta questa pubblicità, tutto questo hype gigantesco e questa risonanza che stanno dando ad un gioco che è un Kickstarter... potrebbe essere la cosa che o li fa andare benissimo, perché poi il gioco esce e comunque piace a tutti, oppure se il gioco è anche medio, gli taglia le gambe a questi poveri cristi, non faranno mai più niente. È molto preoccupante. Shorts, le si vuole bene, grazie. Grazie anche a lei, Shorts, grazie. Paja, buona domenica, altrettanto. Vabbè, allora io vendemmio, top. Ok, come vedete qua c'è la situazione di vendemmiamento. Ok. Schippo la giornata, dunque. Giorno 2. Chi è questo signore? Gianni! Sarà quello del profumo della vita? Cimia Artica, prima di tutto, lei è molto simpatico. E fin qui io ti ringrazio moltissimo. E secondo di tutto, chiedere ancora benedizione... benedizioni e pioggia per i prossimi esami. Ah, benedizioni a pioggia! Sì, ho letto male. Che c'è sempre bisogno. Tantissimi auguri a lei e grazie mille. Pure curiosità, ma provi sempre questi giochi tutti diversi perché ti piace o perché devi farlo? Guarda Frank, è una mia passione giocare tanti giochi, anche che magari non sono nelle mie corde. E solo che purtroppo la vita di ognuno non può essere così. Grazie Jack per la sub. È impossibile provare tutti i giochi. Impossibile, perché se uno si sveglia la mattina, va a lavorare,
lavora, torna a casa la sera, gioca quello che deve giocare, va a letto, si risveglia la mattina dopo. Se ha dei figli è ancora peggio, se ha figli, moglie, cane e tutto quanto, è ancora marito, quel che l'è, è ancora peggio del peggio del peggio, e quindi il tempo si restringe molto. Io sono molto fortunato perché grazie al mio lavoro posso permettermi di spaziare in un tripudio di titoli tutti diversi. Mi piace provare qualcosa di nuovo assieme a voi, anche perché si va a scoprire magari qualcosa di bello. Cioè, l'ho sempre detto, io gioco per passione. Ho iniziato a fare questo lavoro per passione, e perché senza è molto molto difficile, ti passa subito la voglia. E mi piace condividere la mia passione con voi. Cioè, ad esempio, anche questo gioco non è esattamente nelle mie corde, però mi intriga. Uno, perché è fatto in Italia, quindi tratta anche un tema che è il vino, quello che... anche se è il vino quello piemontese, quindi non dalla parte sbagliata, diciamo. Non è prosecco. E perché mi intriga. Avevo voglia di agricoltura. In realtà avevo giocato a Farmers Dynasty qualche giorno fa, perché avevo voglia di nuovo di agricoltura per colpa di Jeremy Clarkson. E quindi siamo finiti qui. Spero di aver risposto. Vi chiedo anche di rinnovare, qualora vogliate farlo, qualora possiate farlo, perché c'è stato una scella sudata. Così. Queste sono cose mie. Qui si parla proprio di soldi. Scusatemi. Piacere di conoscerti, scusa, mi sono fermato a chiacchierare con Anna. Dovresti evitare qualsiasi tipo di distrazione. Però no, non lo dice arrabbiato, lo dice triste. Dovresti evitare così. No, forse è troppo. Potresti evitare qualsiasi tipo di distrazione. La viticoltura è un'attività che necessita di abnegazione, impegno e devozione. Se non sei pronta a dedicare il tuo tempo alle vigne, fallirai. E le viti moriranno. Non mi ci fare pensare. Per carità. Merci, 9 mesi. Buonasera. Sarebbe così gentile darmi gli auguri, che oggi è il mio compleanno. Ma certo, tantissimi auguri e grazie mille. Quanti sono? E grazie anche a Alliden per i 12 mesi. Rinnovato. Grazie. E grazie anche a Castagnaccio per i 52 mesi. Singhiozzo, scusate. Jack, assolutamente sì. Tantissimi auguri e grazie ancora per la sub. Mamma mia, bro, che non ti leggo più. Mi sto solo limitando a esplicitare l'ovvio. Mamma mia, oh, che pesante, Gianni. Fortuna che l'ottimismo era il profumo della vita. Te mi ha suggerito di assumerti. Sì, ma avevo già passato voglia. Cosa ho detto? Si deve sapere che l'accento è da Londra, senza alcuna competenza specifica. Non è la minima idea di... No, non sto facendo a caso in realtà. Perché il tutorial è stato molto tedioso per quanto riguarda i grandi dialoghi. Ma per quanto riguarda invece la parte di gameplay, non è che ci siano... Non è che ci abbiano spiegato più di tanto, se posso permettermi. Vediamo se adesso evolve la cosa. Promesso il vecchio che ti... Il vecchio nostro nonno morto, che ci ha lasciato la vigna. Sì, mantengo la parola data. Data. Lo sto facendo? Sbrigati, vorrei finire prima che la stagione si concluda. Cominciamo, va che è meglio. Ma Gianni, veramente una pigna nel culo. Immagino tu abbia intuito che si intende il processo durante il quale i grappoli d'uva vengono raccolti meccanicamente o manualmente. Magicamente nel nostro caso, come sto vedendo. Sì. È un processo lungo e stancante. Ma meccanicamente come lo fanno? Cioè, ci sono dei macchinari che raccolgono i grappoli? Ma com'è possibile, scusami, perché anche nella vite più precisa del mondo comunque i grappoli sono randomici in giro per la pianta. Esatto. Vendemmiatrici. No, per le olive lo capisco di più, perché le olive comunque tirano su rami e tutto quanto. Dicevo, gli olivi non sono delicati come le viti. Ci sono dei trattori appositi, figo. Ricky, gatto, auguri per un veloce recupero di salute e fisico. Grazie mille. Però devo dire che sto già molto meglio. Grazie. Lo fanno a mano. Ci sono degli scuotitori come per le uova. Ma dei grappoli d'uva? No, le olive lo capisco. Però le olive sono molto più resistenti. L'uva non è così.
Boh, vabbè, ci sarà qualcosa, dopo guarderò. Nelle Langhe, in Piemonte, la maggior parte raccoglie a mano. Sì, sì, certo. Allora, la mia domanda era, come funziona questo macchinario magico che va a raccogliere? Perché io sono rimasto che c'è il grappolo, tagli il grappolo e metti l'intero grappolo. Poi dopo viene separato il grappolo da... cioè, l'acino dal grappolo. No, l'uva poi viene calpestata, certamente, però sono le piante che mi preoccupano. Infatti, se da che so, i vini più pregiati sono quelli con i grappoli raccolti a mano. Beh, sicuramente il prezzo si alza. Da Wikipedia, la vendemmiatrice è una macchina agricola, generalmente con motore proprio, destinata alla raccolta meccanica dell'uva. Essa compie un solo passaggio in tutte le fasi della vendemmia. Gli acini vengono separati dai raspi per scuotimento. Ah! E quindi per effetto della forza di inerzia cadono quindi in un nastro trasportatore che conferisce previa pulizia una o più vasche di raccolta. Ma quindi rimane attaccato il raspo? Cioè la macchina passa, agita, fa cadere solo gli acini, però deve passare qualcuno a tagliare il raspo? È quello. Assolutamente sì, sì, Frank. È buona, guarda, dovrebbe esserci il link di Amazon qui. Tiene la temperatura per un giorno e mezzo. Alcuni cadono, altri no. Vabbè, hai imparato qualcosa di nuovo. Fico. Oh, che dolore al collo. Deve essere stato proprio il risveglio pessimo il tuo. Andiamo su. Sei lenta come un bradipo. Mamma mia. Andiamo avanti. Sono il tuo futuro da viticoltrice. Vedi tu. Andiamo in cantina allora. Mi ha detto. Vai in cantina. Sono in cantina. Vedo la cantina. E che cazzo vuole da me? Capito male o mi ha detto vai in cantina? Ho capito male? C'è una perdita? Dove c'è la perdita? Perché si sente un po' di sgocciolio, si sente. O c'è qui? Non ho sinceramente capito cosa dovrei fare. Ho letto male? Forse dopo che ho finito di raccogliere. Come da logica. Boh, proviamo. L'azienda ha tre strutture diverse che si occupano degli aspetti produttivi del vino. Clicca sulle strutture per accedere e gestire il fumo. Ma sì, me l'hai già detto, ho capito. Sì, c'è questo, poi c'è il magazzino. Ma che devo fare io? Non ho proprio capito. Poi non posso richiederlo, no, è sparito, lui è andato via. Ah, posso comprare un altro terreno, però solo 33.000 euro. Minchia quanto costa. Alex, buongiorno signor gatto, sono quattro come le zampe di un gatto. Però... grazie anche a Doriux, sono già a tre. Grazie mille anche a lei. Boh, vediamo adesso. Fine stagione, autunno. Bricco, ecco qua. Il risultato della vendemmia è rappresentato in questo pannello. Procedi con la vinificazione e seleziona le vasche che vuoi utilizzare. Allora, qualità buona. Bene. Barbera 2021. Capacità vasca 150 ettolitri, immagino sia. Sì. Cazzo. No, ci siamo al pelo. Ah no, non è vero, aspetta. Questi sono i chili, me la trasformo in ettolitri, ok, per eccesso. E la capacità massima è 150, quindi ci siamo dentro veramente tranquillamente. Il rimorchio, non ce l'abbiamo. Vinifica grappoli, vediamo un po'. Ah, ecco qui. Abbiamo 32,5, sì. Limite a 150. Guadagno dalla vendita. No, come guadagno dalla vendita? Ancora dobbiamo fare. Dobbiamo produrli. Perché mi dà il prezzo della vendita su cose che ancora non ho?
Grazie a Lagga per capelli per la sub. Quantità da vendere? Eh no, questo non lo capisco proprio. Perché farmelo vedere il mosto? Ok, chiaramente. Questa è la vasca in vetro resina dove ci metti il mosto, come dicevo prima. Ha un limite di 150 ettolitri, chiaro. Quantità da vendere? Ma nel senso che quando ne avrò prodotta in questa schermata mi anticipa... Ah, ho capito perché. Io adesso faccio il mosto e una volta che ho fatto il mosto posso decidere se vendere il mosto, penso. No, perché questo qui credo sia la vendita del mosto. Posso decidere di non imbottigliare e vendo direttamente il mosto a 1,10 euro al chilo. Vediamo, conferma. E vedi che non è chiarissima la meccanica. Nuove uve in cantina. Non ho letto, volevo cliccare qua. Mannaggia. Non, va bene, nessun sarcasmo. Sono genuinamente stupito dal fatto che tu sia ancora qui e non abbia mollato. Va bene, grazie. Tu e la tua generazione sempre a sminuirci e a dubitare delle nostre abilità. Beh, non credo che dubiti della tua generazione, ma credo che dubiti di te visto che facevi un altro tipo di lavoro nella vita. Cioè, pigiatura, eccolo qua, pigiatura. Etimologia latina, pigiare o pestare. Che vedete, tra l'altro, questo gioco qua magari non è nelle corde di molti di voi, perché comunque è un gestionale con questa meccanica Tetris. Però si impara molto del mondo del vino, che magari non ve ne sbatte un cazzo, infatti ci può stare, sono gusti, no? Io per esempio nemmeno bevo, però sto trovando molto interessante la come viene presentato il tutto. Poi magari mi scasso il cazzo tra mezz'ora, non lo aprirò mai più. Devo dire, da un lato è molto interessante perché c'è la narrazione sul vino che mi spiega come viene fatto e tutto. Dall'altra però mi spiegano sì come viene fatto il vino, ma lato gameplay, il tutorial, poco. Avrei preferito una spiegazione maggiore di questo sistema di carte, che vabbè, questo è intuitivissimo, il sistema di carte. Però dopo entra lì, mi dice, entra dentro, vai a vedere. Vado a vedere, però non c'è una spiegazione vera e propria. Adesso ti faccio vedere il Tetris, Ryu. Vabbè, andiamo avanti. Mi sento quotidianamente pigiato contro la pressione... Cosa? Contro la pressante consapevolezza che non sopravviverò a lungo al tuo training. Che ho quasi finito i miei semi di girasole. Ma che rompicoglione è? Non posso farcela senza semi di girasole. Comprateli. Sei stato tu a seminare un sentiero di bucce di semi di girasole per tutto il vigneto. Pure! Per terra! Un'altra folgorante... Mi pila pure per il culo. Sherlock, il mistero del vigneto. Ma vaffanculo, scusami. E ogni tanto si perdono anche in discorsi un po' inutili. La pigiatura, adesso mi spiega, è un processo dolce e delicato. Dobbiamo solo fare breccia nell'involucro esterno dell'acino. Quindi bisogna pigiarlo, ma pianino. Non tritarlo, bisogna pigiarlo. Nell'involucro. Non so se avete visto, c'è un film specifico di quel che parla solo di quello. E com'è che si era? Il bisbetico domato, se non sbaglio. Era proprio un documentario, il bisbetico domato, che parlava di pigiatura. Proprio specificamente solo di quello. Non so se qualcuno se lo ricorda, mi pare proprio fosse un documentario che parlava di pigiatura, vero Ricky? Vero, bravo. Per liberare la polpa contenuta all'interno. Ed è chiarissimo. Concentrati, applicheremo pressione sui grappoli così da liberare i succhi e permettere che entrino in contatto con i lievitini, i tannini e tutte le caratteristiche della buccia. Quindi, sostanzialmente, si squizza il coso, si squizza l'acino, ma si lascia lì la buccia perché aiuta a fermentare il succo. Cioè, quindi si squizza ma non si separa. Naomi, 8 mesi, buona domenica, altrettanto. Grazie mille. Te vedi quanto ti piace usare paroloni. Ma vabbè. Dà anche il colore. Sono un enologo, il mio vocabolario è specifico. Dove sta andando la musica nel frattempo? E spero intensamente che tu stia prendendo appunti, perché non intendo ripetermi. Beh, non è che mai spiegato chissà che cosa, eh.
Oggi ci occuperemo anche della diraspatura. Questo è interessante. Sceglieremo ossia se rimuovere o lasciare attaccato un raspo al grappolo. Domande? No. Boh. E andiamo a pigiare i grappoli. Quindi il sistema Tetris è questo. Noi abbiamo dei tetramini, delle carte, delle carte che ci danno delle quest, non delle quest, delle carte azione. Noi mettiamo la carta azione dentro il nostro campo. Il nostro campo però si può permettere solo un 3x3. Attualmente noi abbiamo questo, che per carità lo possiamo rimettere così come ci aggrada di più, però comunque deve rimanere qui per 2 giorni. Poi non so se può essere tolto. Cioè, se io faccio un giorno e poi lo tolgo, posso farlo? E questo non me l'hanno spiegato. Nessuna vasca disponibile. Ok. Allora, fammi vedere qua. Dati vino. Ah, vedi, vendita mosto. Eccolo qui, eccolo qui. Però non è ancora pronto, perché devo fare la pigiatura prima. Ah, vedi, registro vini. Ok. Le tecnologie sono suddivise in categorie. Quella della sezione board, ecco. Però non puoi passare da zero tutorial, poi dopo clicco 2 cazzate e mi fai un wall of text. Su questo avrei preferito, visto che si parla anche di un gestionale, qualcosa di un po' meno pesante. Non devo cercarmi io le robe e poi mi spari in faccia 1000 cose. Ametista, un brindisi a questo rinnovo, alla sua salute, grazie mille. No, no, non c'è un minigioco, non c'è. Nostra borda deve aumentare la dimensione della plancia. Nella sezione ricovero attrezzi trovi tutti i nuovi vitigni, certo. Lavorazione dei macchinari, da utilizzare in vigneto. Nella sezione cantina possiamo sbloccare lavorazione dei macchinari. Tecnologie nel magazzino sono... Ok, sono i potenziamenti, giustamente. Come. Ok, ricordo che i macchinari e le stanze devono essere acquistate nei negozi di ogni edificio. Va bene. Scusatemi. Allora. Però per potenziare questo, ad esempio... Come ok, clicco uno per uno e mi propone un prezzo. Ad esempio, potenziamento plancia è quella di lavoro e costa 500 euro. E io direi di investirli questi 500 euro. Ok. Poi qua me ne chiede 20.000, forse me ne chiede un po' troppi. Vediamo, ricovero attrezzi per lo Chardonnay. Però noi adesso non abbiamo ancora lo Chardonnay. Giocatore l'1. Il nostro che tipo di vino è? Scusami, cantina. Dati vino. È un Barbera, come giustamente l'ha scritto lì. Ok. Quindi me ne frega anche poco di andare di Chardonnay. Oppure particolare lo Chardonnay viene fuori da... No, sarà proprio un altro tipo. Doms, buonasera signor gatto. Lei mi fa sempre compagnia, per ringraziarle. Anche se non è molto, ha dovuto offrire il caffè. Ma ci ha voluto. Ok, perché dovuto era brutto. Grazie mille, mi fa molto piacere. Grazie anche a Potapig per i suoi 8 mesi. Sì, sì, allora, questo qui aumenta i quadrati. Questo qui invece aumenta gli spazi per... però per la tipologia di vino specifica. Area pulizia. La stanza permette la pulizia e la manutenzione di tutti i macchinari dell'azienda. E questo è un buon investimento, secondo me. Qua c'è scritto sotto, scusami, permette di scegliere il vitigno Chardonnay come coltivazione. Vabbè, ma a noi non ce ne sbatte un cazzo per adesso. Ma è obbligatorio però, perché è uno dei 3 cosi. Perché? Cioè, sono proprio obbligato. Per provare il nebbiolo, l'arnis, il dolcetto e poi dopo il... Ah, si va così. Cioè, ma anche per avere il tipo di potatura devo comunque partire dallo Chardonnay. È un requisito base. Quindi io direi di investire 5.000 euro per ognuno. Perché sennò è una vita sola. Eh certo, però è obbligatorio. Vabbè. Il cingolo vecchio. Cingolo vecchio velocizza leggermente la vendemmia, ma tende ad usurarsi e rompersi facilmente. Però anche qui mi serve per poter passare oltre. Quindi direi che sono proprio cose obbligatorie queste. Bon, cantina. Azz, qua si arriva su cifre più importanti. Invecchiamento. L'invecchiamento può migliorare la qualità generale del vino e fornire particolari sentori. Ecco, questo direi che sia una roba da investire. Però mi sono rimasti solo 18.000 euro. Ufficio commerciale molto importante. Molto più importante, forse di più, il punto vendita. Vai. Sparo il punto vendita. Ordini. Cazzo. Vedi, però guarda che menu e sottomenu che ci sono. Bilancio. Per adesso abbiamo... Dove sono le uscite? Le uscite sono qui. Com'è possibile che queste sono le uscite? Mi ho speso un botto. Ah, ecco.
Vabbò, esco. No, come si fa a uscire da questo menu? Con questo tasto qua? Ma che tasto è? Vabbè. Ok, e ok. Qui abbiamo il magazzino, ma non abbiamo ancora niente dentro. Abbiamo il gabbione, ma è vuoto. Perfetto. Nel frattempo vendevi all'ingrosso, è certo. Ok, abbiamo acquisito un po' di spazio, quindi io questo lo metterei un po' così. E vedi che è già qua. Trattamenti. Ma ha senso fare dei trattamenti per l'uva? Beh, è gratis. Ma no, non ha senso. Per la pianta è questo. Posso essere di tipo protettivo o curativo? Ma tanto comunque non ho un oghese uva e quindi non serve un cazzo. Vabbè, andiamo avanti. Inverno. Arriva Teo. Sto leggendo un po' di libri su viticoltura. Il vecchio me ne ha lasciati una pila. Una pila per accendere. Vabbè. Sì. Ci sono un po' di cose che non riesco a capire. Sapessi io. Tranquillo, è normalissimo. C'è così tanto da assorbire e imparare. La potatura, allora. Se ti sei proprio più messo a studiare. Brava. La risposta in realtà è semplice. È troppo presto perché tu possa potare. Ah. Però me lo dava qua la carta. Prima di tutto si pota in inverno. È stronzo. Non ti basterà una pila di libri per capire come farlo, ma non ti preoccupare, ti aiuterò io. Se sei in difficoltà o vuoi sviluppare più velocemente l'azienda, puoi ottenere un prestito. No. No. Non voglio partire già coi debiti. Cioè, lui mi ha detto si fa in inverno, ma è qua. Due giorni, attraverso la potatura vengono eliminati le parti indesiderate e necessarie delle viti. Allora, sai che c'è questo, lo sposto. Oh, non me lo fa più spostare? Bastardo. Vabbè, lo metto di qua, che me frega a me. La quantità di gemme lasciate sulla pianta influisce sulla qualità, quantità e tempo di maturazione dell'uva. Inoltre, ogni vitigno ha una tipologia di potatura preferita. Però me lo devi spiegare tu, ok. Come va con Gianni? A profumare la vita. Sono contenta che tu me l'abbia chiesto, perché sono mesi che mi chiedo. Pensare anche solo un secondo come lavorare insieme, vabbè. È un po' diretto, è un po' un cagacazzo. Vabbè, ma non importa. È una brava persona, sì, come Esprit. Viticoltura per principianti con Teo. Va bene. Sarei contento di sapere che finalmente è arrivato il momento della potatura. Strano, perché mi aveva detto un attimo fa che non era vero. La potatura è in fase in cui rimuoviamo le parti indesiderate o non necessarie delle viti, lasciando i germogli fondamentali. Ok, questo qui era chiarissimo, me l'aveva già spiegato. La regina della potatura dovrebbe anche sapere che esistono diverse tecniche di potatura. E questo me l'ho appena spiegato il gioco. Sì. In breve, meno gemme lasci, questo è quello che abbiamo letto anche prima, migliore sarà la qualità del tuo vino. Più gemme e più sarà la quantità. Ah, ok, però non l'aveva spiegata questa cosa qui. Quindi dobbiamo scegliere se produrre meno vino ma più buono o produrre più vino ma meno buono. È la scelta tra il brick e la bottiglia di vetro. Ma la mia domanda è: come guadagno di più? Perché giustamente voi mi direte: se tu fai il vino più pregiato, lo vendi a di più, vero? Però ne produco di meno e immagino di doverlo anche mettere in cantina. Ma se io invece ne faccio di più, meno costoso, ne vendo di più. Come faccio a sapere qual è la differenza? Perché dice sempre me lo dirà? Eccolo un altro che ci fa i cazzi su a 19. Grazie a Go Wesker per 19 mesi e Sandrino per i suoi 3. O vai di equilibrato? Adesso vediamo, mi spiegherà, sì, spero. Qualità versus quantità. Sì, certo, ma ha assolutamente senso qualità versus quantità. Però per un'azienda, soprattutto agli inizi, devo andare per forza in quantità. Perché come fa un'azienda piccola a crescere facendo una bottiglia? Per dire. In questo caso lo è sicuramente. Ok.
E non mi ha spiegato un cazzo. Bravo. Allora, numero di gemme bassissimo. Numero di gemme da rimuovere. Maturazione veloce. Qualità più. Ah no, ok. Ok. Il numero di gemme, se lo metto altissimo, invece produco di più. Lui di base mi mette bassissimo, però. Andiamo sul quality? Non lo so, non mi ha spiegato, però, la differenza in soldoni, proprio. Forse un'azienda piccola, 1 milione di bottiglie non le riesce a piazzare, però. No, ma i brick sì. Il tavernello, ad esempio. Ma sai quante aziende, tra l'altro, di questo tipo vendono le damigiane ai vecchi del paese? Andiamo di medio. O basso? Dai, andiamo di basso. Non proprio medio, però abbiamo una maturazione anche un po' più veloce. Andiamo così. Ah, e niente, era semplicemente una selezione fatta in quale menu? Non ho più quel dato. Non so. Ok. Non ci sono le graspe. Ma scusami un attimo, questo qui veramente non lo posso più spostare. Questo lo posso spostare. Ah, credo di aver capito. Allora, questo quando lo piazzi, appena passa il giorno, vedi, era due prima, adesso passa uno, poi dopo, il giorno dopo, non lo puoi più spostare. Infatti questo qui lo posso spostare, ma vedrai che domani non posso più. Perfetto. Certo che veramente potevano spiegarla questa cosa qua, Potevano veramente spiegarla un minimo. Fermentazione. La fermentazione è un complesso fenomeno biochimico in grado di trasformare, attraverso l'uso di particolari lieviti, gli zuccheri presenti nel mosto, glucosio e fruttosio, in alcol etilico, anidride carbonica e numerosi prodotti secondari, acidi, alcolici, superalcolici, glicerina, eccetera. Lo sapete che gli elefanti lo fanno col naso? Fanno fermentare la frutta nel loro naso? Adesso lo sapete. Sì, ma non so se abbia senso mettere il trattamento, perché non c'è la pianta ancora. Quindi per adesso lo metterei La fermentazione consuma lo zucchero per creare l'alcol. Ok, puoi impostare la durata e il lievito utilizzato. I lieviti possono dare al vino dei sentori particolari. Oh no, è arrivato Gianni. Tanto alla fine diventeremo amici con Gianni, sono sicuro. Spero tu sia pronta, perché oggi ci occuperemo di una delle parti più complesse dei processi viniticoli. È un po' pirata anche Gianni. Per l'occasione ho persino recuperato dal cassetto i miei vecchi appunti. Ho anche un sacchetto pieno di semi di girasole da sgranocchiare nel caso, per mille balene, le tue incompetenze diventassi intollerabile. Io sono la gomma, tu la colla. Va bene. In tema. C'è che fare molta attenzione, ci stiamo provando. Rompi la buccia, rilascia i zuccherini, metti in contatto col lievito. Pirata col maglioncino, va, che bello, Bello. Sei preparata? Ecco la fermentazione e il passo successivo. Dice Nana, attenzione, questa notizia shock. Il vino in brick non è vero vino, è succo d'uva con additivi. Quindi le lavorazioni sono differenti. Ah, questo è perché il vino da ingrosso deve avere sempre lo stesso sapore e le stesse caratteristiche. Certamente, hai ragione. Infatti un tavernello avrà sempre la stessa caratteristica ovunque tu lo prenda. Per questo motivo nei vini di qualità si parla di annata. Questo è vero, i vini di qualità. Però il vino di bassa qualità e fai tanta quantità ha lo stesso utilizzo del vino in brick, ma per la gente del paese. Lo so, perché mio nonno quante volte va a prendersi con la damigiana dagli amici, che in realtà anche mio nonno c'ha quattro vigne, però ce le ha, si fa.
Sì, sono 4 mesi come i 44 gatti in meno 40, grazie per rendere la sessione estiva più sopportabile e portare sempre intrattenimento di massima qualità. Grazie, grazie, grazie. Vino da tavola, esatto. Mio nonno ha letteralmente 4 vigne nel giardino. Infatti mi sarebbe piaciuto avere un giardino come quello di mio nonno, non tanto per le viti, ma in generale un bel giardino. Purtroppo non sarà quel tipo di giardino, sarà un giardino molto più piccolo, ma per Sifettone ci basta e avanza. Anche perché per avere un giardino del genere, ma qui mio nonno cosa già... Allora, piccolo non è. Non è piccolo il giardino che ha mio nonno. Però saranno... Sì, forse 10x10. Questa stanza è 4... Sì, 10x10 metri quadri. Più o meno. È un bel giardino, è un bel giardino. È un buco 10x10? No, non è un buco. Ti assicuro che trovare un giardino 10x10 non è facile. In città, naturalmente. Infatti lui c'ha l'orto, c'ha pomodori. Cos'è che ha fatto? Zucchine? Insalata? Melanzane? Non mi viene in mente. Non mi viene in mente. E ha 4 vigne. Quante piante? 4. 4 o 4 o 5 piante di vite. È più di 10 per dire. Guardate che non è grande. Non è così tanto grande, anche perché i pomodori non è che fa quantità di pomodori infinita. Cioè, se questa stanza appunto è 4 metri, più il doppio, arriviamo a 12. 12 per 12. Però, cioè... Io un orto 4x5 metri è abbastanza grande da coltivare con quello che vuoi. Ma infatti, assolutamente. Ma infatti mio nonno... Non ho detto che mio nonno è un grande produttore di vino, ho detto che se lo fa per i cazzi suoi. Ce ne empirana da Migiana, ma in realtà neanche, non credo neanche si metta a fare il vino lui. Solitamente si mangia l'uva direttamente così. La terra libera e coltivabile è molto difficile da trovare. No vabbè, ma lui ha fatto tutto in giardino, quindi figurati. Tra l'altro c'ha le macchine non vicine, per carità, non è che ha il giardino che dà sulla strada, però c'ha la casa che dà su una strada, a senso unico, ricordo. E dall'altra parte invece c'ha l'orto. Sì, diciamo, non è che ha questa ottima cosa. Vabbè, Space Cowboy, Sabre Gatto non la seguo da un po', spero abbia risolto il suo fastidioso e doloroso problema. Non ancora, ma ci stiamo lavorando molto molto bene, la ringrazio molto, grazie per la compagnia, grazie a lei Space Cowboy. Anch'io ho delle piante di vite, mio padre, ma aiutiamo tutti, facciamo 300 litri se va bene all'annata. Vabbè, ma se vai qualcosa di più. Aspa, rinnovare con lei è sempre un piacere. Me la manda una benedizione per la ricerca di lavoro. Tantissimi auguri, tantissimi. Sì, e grazie. Tanto mio nonno non so neanche se ci stia molto dietro la vite adesso, perché ha 80 anni, quindi magari no. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti con questo. Fabio, scusami. Rieccomi qui, domani ho il mio esame di maturità. Anche se ho studiato mi cago. Allora tantissimi, tantissimi auguri a lei e grazie. Con calma, ricordati che la fermentazione modificherà il corpo, la dolcezza, i tannini e l'acidità del tuo vino. Sì, però mi devi spiegare cosa sono i tannini, perché il resto lo capisco. I tannini, boh, che sapore c'hanno i tannini? Tanninano sulla lingua, non lo so. A seconda del tipo di vitigno ci saranno valori ottimali. Va bene. Sta leggendo i vecchi appunti. Non è mai motivo valido di interrompermi. Mamma mia. Dolcezza sono influenzati dalla durata del processo di fermentazione. Chiaro? Quindi più tempo ci metto, cambia poi dopo il processo. Sono stanco e sto finendo insieme. Oh madonna, dai, andiamo avanti. Che palle sti siparietti. In questo caso i tuoi valori ottimali sarebbero, eccoci qua,
tannini 2 su 10 e dolcezza 2 su 10. Sta musica però veramente diventa importante a cazzo. Prova anche se dovete fortemente riuscire a ottenere valori giusti al primo tentativo. Quindi tannini 2, dolcezza 2. Vabbè, ho rotto il cazzo questo qui. Un paio di gocce d'ottimismo. Sì, vabbè, anche lei. Allora, tannino 2, però dolcezza dobbiamo toglierla. La dolcezza di un vino è identificata dallo zucchero residuo. Lo zucchero residuo è zucchero dei grappoli avanzato dalla fermentazione. Ok, il tannino. I tannini sono polifenoli presenti in natura nelle bucce dell'uva. Nei semi si trovano anche nelle botti di legno. Ovunque sono i tannini. I tannini sono utili perché aiutano a stabilizzare il vino e prevengono, scusatemi, l'ossidazione. Vuoi provare tu stesso un tannino puro? Mordi una buccia di banana. Ah, la sensazione amara e astringente che ottiene. No, scusa. La sensazione amara e astringente che ottieni è la sensazione di tannino. Ah, amara e astringente, ok. Infatti non chiede il refuso. L'acidità è ciò che conferisce al vino il suo sapore acidulo e aspro. Ok. Acido tartirico più morbido presente nelle banane. Il malico fruttato presente nelle mele. E ok, tutto chiaro. La mia domanda è: perché c'è la freccia che va verso in basso qui nella dolcezza? Perché lui mi consiglia di eliminare 3 di dolcezza, presumo. Come si fa? Ah no. No, ok, ho capito. Praticamente, mettendo lunga, mi elimina più dolcezza. Certo che è veramente spiegato col buco del culo la parte gameplay, eh? Non è proprio spiegato. Mi viene da dire che lasciamo breve, così mi elimina solo 3 di dolcezza e rimane a 2. Perché se aumento, aumenta anche la diminuzione della dolcezza. Però, allora, con tutto il bene, io capisco la parte storia, tiritere e cazzate, però spiegatele queste cose qui, perché anche se è intuibile, poi magari sono io che sono stupido, avrei preferito una spiegazione più approfondita lato gameplay all'inizio piuttosto che diatribe tra persone. Poi dopo che mi spiega ogni cosa fa è bellissimo, mi sta piacendo molto. La musica se n'è andata. Ok. Ecco, e questo che cos'è invece? Rimontaggi e follatura. Non vengono estratti tannini dalle bucce. No, non devo. Non devo estrarli, perché altrimenti mi toglie i tannini. No, me li aggiunge qua. Com'è possibile? Vengono estratti tannini dalle bucce. Perché aumenta? Non dovrebbe toglierli? Gli estrai vanno nel vino. Ah, ok, ho capito. Era quello che ci aveva spiegato prima. Lui li estrae e poi dopo li butta dopo. Ho capito. Mm-hmm. Sì. Sì, è su Steam. Giustamente, avete ragione. Vengono estratti e messi. Infatti, vedi che c'è ciuccia su e rinfila sopra. Ok, perfetto. Qui sono stato coglione io. Durata turni prevista 2. Ah, perché altrimenti aumenta? Perché magari man mano che aggiungo cose. Eh sì, vedi che figata. Aumenta anche i turni in base a quanto voglio. Bello, non male. Vai, andiamo avanti. Ok, non me l'ha dato però. Ah no, giusto, perché l'avevo già piazzato. Comunque io ho un'idea. Se io tolgo la musica e ci teniamo solo il sottofondo da fattoria, vi piace? È bellino, si sente? Faccio così con gli effetti magari. Ecco qua, va bene? Ma perché ogni tanto la musica va veramente a cannone e... Sono d'accordo, Nana, era bellina la musichetta, però delle volte veramente andava troppo in alto. Cioè, se vuoi posso mettere una roba così, che fa proprio da sottofondino. Perché veramente ogni tanto va a cannone e mi sta sul cazzo, perché mi metto a urlare. Ecco, adesso si sente, fa un po' di atmosfera, può andare così.
Per farla breve, gli zuccheri sono usati dai microrganismi diventati alcol. Più fermentata, meno zuccheri avrai. Sì, sì, questo era chiaro, questo era chiaro. Ciao Lino! Ok. No, senti che la musica comunque sta andando su un sacco. È incredibile questa cosa. Toh, vediamo così, col 20. Ok. Questo lo posso ancora spostare. Eh no, l'unico modo per non sprecare tutto lo spazio è questo. Va bene. In cantina ho già qualcosa? No, mi fa vedere solo i macchinari. Ok. Perfetto. Ottimo. Cioè no, ottimo. Abbiamo finito di tagliuzzare. Però ancora non stiamo ripiantando. Si sta ancora occupando del vino. Va bene, aspettiamo un altro giorno. Perfetto, adesso dobbiamo pressare il vino. Adesso appena lo piazzo stai a vedere che arriva la sorpresona e ti dice «Ehi, ti devo spiegare un'altra cosa del tutorial!» No, lo piazzo così, vediamo. Te, ecco qua. Con una maggiore intensità di pressatura aumenterà il volume di mosto estratto a discapito della qualità. Ma della qualità del mosto. Ho utilizzato lo slider per impostare l'intensità. Allora, più si preme, più mosto esce, ma meno buono. Ok, sembri stanca, abbastanza. Sarà una serie, non lo so, vediamo oggi come va. Va bene. Pressatura, la fase in cui i succhi sono estratti dall'uva. Mi pare lineare, no? Vai. Maggiore intensità, sì, me l'ha già detto, minore la quantità da pressa, sì. Però qui c'è la questione corpo adesso. Che cosa mi consiglia lui per il corpo? Ricordati che l'intensità della pressatura influenzerà anche i valori di due caratteristiche. Corpo e tannini. Io ho già visto i tannini che stanno aumentando. Ma noi dobbiamo tenerli a due i tannini. Se stai pressando una barbera, per esempio, tieni presente che il valore ottimale del corpo è 10-10. Ok, però io devo mettere corpo 10, ma tannini devono essere 2. Ma perché bisogna parlare della generazione? No, non amo leggere perché dici cazzate. Dati sul vino, trovi il bilanciamento giusto, dovrebbe risultare ovvio persino per te. Va bene. Allora. Questo è un problema, perché io dovrei mettere il corpo al massimo. Ma se lo aumento, prima di tutto non arriva al massimo. Ma poi mi aumenta anche i tannini, e noi non vogliamo i tannini in più. Forse posso abbassarli dopo, i tannini, dici? Secondo me è il corpo che si aumenta dopo. E tipo, questa cosa qua non mi viene spiegata. Lasciamo il 50%. Il tannino resta uguale e guadagniamo 2 di corpo. Vediamo come evolve. Ok. Finito l'inverno. Ok, è imbottigliamento, niente, è finita. Tova, piove. Ok. La pioggia ferma del tutto le attività della vigna. Esatto, non si lavora quando piove. Tazza di tè. Un espresso doppio, va bene. Allora, noi possiamo fare l'imbottigliamento. Però l'imbottigliamento non aumenta il corpo, quindi abbiamo preso intercooler. Sì, ho messo la musica molto bassa, Millennium, giusto per lasciare anche un po' quella. È teso, oggi iniziamo l'imbottigliamento, lo stadio finale del processo produttivo. Chissà che cosa richiederà questo processo. Ok. Vabbè, l'imbottigliamento è un momento irreversibile. Vabbè, imbottigli il vino. Cioè, non mi sembra la parte più particolare. Ormai è finito il processo, no? Quando raggiungiamo questa fase, l'unica cosa che mi fa sentire meno impotente è assicurarmi che le bottiglie siano perfettamente pulite. Va bene. Ok.
Però, scusami, la schiacciatura richiede il sole, ma anche l'imbottigliamento richiede il sole. Però me lo fa piazzare l'imbottigliamento. Anche perché è una stronzata, perdonami, il fatto che richieda il sole. Va fatto al chiuso. Spazio in magazzino, ne abbiamo. Ricordati che alcune tipologie di tappo possono dare dei difetti al vino. Ah! Quindi il famoso vino che sa di tappo. Fino a prova contraria è meglio imbottigliare al chiuso. Però facendolo all'esterno durante la pioggia ottieni più vino. Lui ti ha detto, se vuoi fare una barbera, tu vuoi fare una barbera? Eh sì, stiamo facendo quello. Barbera 2021, eccolo lì. Bello. Barbera 1. Lo posso chiamare Barbera 1? Ecco. 1. 1,17 € a bottiglia. Numero 2 di bottiglia 2028. Costo operazione 2.000 €. Capsula. Capsulatrice, negozio in cantina. Ah, la voglio verde. Certo. Verde, bisogna. Forma questa? Ah, no, da campagna. Questa qua. Tappo in silicone. Sintetici. E immagino che il tappo cambia in base a questo, no? Però non mi sta spiegando. Non mi dice la differenza. Mi ha detto semplicemente prima che un tappo è migliore di un altro, però non mi ha spiegato. Questo è il costo, non il ricavo. E il costo, infatti, c'è il totale dell'operazione, vedi? Una bottiglia. No, questa operazione è 1 €. Allora non lo so. Non posso modificarlo il costo. Tappo. Sì, allora cambia la cifra in base alla. Ah, sì, no, ok, è per bottiglia, cambia proprio il prezzo, giustamente. Assolutamente. Non sapevo neanche io che vendessero le bottiglie col tappo in vetro, ma sono le bottiglie, immagino che ti restituiscono poi dopo indietro. Tutte le altre tipologie le ho viste. Vai di sughero. Colore verde. Faccio come lo svuota la bottiglia. Però mi serve la capsula attrice. Forma etichetta. Sì. Va bene così. Era utile secondo voi la capsula attrice? Vabbè che non abbiamo più soldi, quindi va benissimo così. Però in cantina, cosa mi cambia a modificare queste cose qua? Ci sono troppe cose lasciate in sospeso in questo gioco. Vabbè, passiamo la giornata, vediamo. Ok. Ah, è tornata Anna. È venuta a degustarsi il vino, giustamente. Si è scappata via di corsa, un attimo passato mi stessi evitando. Oh, madonna, io odio queste cose qua in questo tipo di giochi. Gianni sembra esistere solo in relazione al vino. Si mischia mai con noi mortali. Va bene. Non voglio gossip. Non voglio. Dai, per cortesia. Abbiamo finito di imbottigliare. Vai. Chi è Satoshi adesso? Non lo conosci? Non esci mai di ca... Madonna. Gianni... Oh, santi Dio, ragazzi. Satoshi, il proprietario del wine bar. Ok, giù in paese. Un ragazzo così carino. Vai, digli che ti mando io e porto una bottiglia del tuo vino. Ok. Quindi magari lui la assaggia e poi ce la vende. Degustazione. La degustazione del vino si deve eseguire attraverso un esame sensoriale capace di valutare le caratteristiche organolettiche di un vino, così da vagliare la quantità. Ok, va bene.
per poi decidere come metterlo sul mercato. Io direi di fare una combo di questo, poi diserbiamo, già che ci siamo, ottimizziamo un po' i tempi, no? Orco can, questo non che sta. Il bricco aspetta. Aspetta, Bon. Sprechiamo uno spazietto, però direi che va bene anche così. Bon. Prendiamo un po' di piccioni con una fava. Cominciamo con le agevolazioni. Vai. In che senso, Drake? Che domanda è? A fare il vino? Faccio il vino. Tutto bene, Branda, e lei? Vado. Ed ecco qua, immagino, se clicco qua mi apre Satoshi. La valutazione del vino è espressa da un punteggio, ok? Tale valore dipende dalla tipicità del vino e dalla quantità, ok, dell'uve. I sentori aumentano il punteggio mentre i difetti diminuiscono. Chiaro? Abbiamo 3 stelle e mezzo, 3 stelle 45, no, 45, 3 stelle 80 su... Ah no, 72 su 100, scusatemi. 3 stelle 72 su 100. Questo ha bisogno di più corpo. Però il problema non era tanto fare più corpo, perché io più corpo lo potevo fare, però mi aumentava il tannino, e invece il tannino mi ha dato la stella sul tannino, capito? Mosto ne abbiamo? Ah, mi dice invece tutto quanto l'ambaradam di cosa è stato fatto. Ok, perfetto, vendite. Possiamo venderlo a 14,53 euro a bottiglia. No, non è vero, a costo bottiglia. Questi sono... Questi immagino siano le spese. Cioè, il costo bottiglia è 1,38 euro a bottiglia. Abbiamo speso per fare la bottiglia, ok. Ma perché mi deve dare questi dati prima? Non riesco proprio a capire. È confusionario in certi punti. Quindi ogni bottiglia la possiamo vendere a 14,53 euro. Che non è male, perché abbiamo un guadagno di 13 euro e rotti. No, lo so, non ho ancora venduto niente. È per questo che non capisco tutte queste... questi dati di vendita di roba che non ho venduto. Boh. Vabbè, andiamo avanti. Il gioco è molto interessante da un lato, per altri versi però poteva essere meglio lato tutorial, perché si perdono tanto in chiacchiere. Mi ha insegnato tante cose sul vino ed è una cosa che sto amando. Dall'altro però, porca miseria, se... negozio. Ecco qua, ah no, compra. Posso comprare roba in più. Per vendere? Non mi dice niente? Nel diario? Corpo dolcezza. No, vabbè. E le vendite erano a zero, ma grazie al cazzo non le ho vendute. Ma perché farmele vedere prima? È questo che non ho capito. 14 euro è già fuori budget da fuori sede. Però aspetta un attimo, noi abbiamo già dell'uva pronta. Voglio spararci questo. Azz, non mi sta. Poi lo voglio fare. Tanto domani lo posso già mettere questo. Ecco Satoshi. Ciao Satoshi, buonasera. Buonasera Satoshi. Grazie a Leo per i 7 mesi. Sì, mi ricordo. In realtà no, non è stata una decisione all'ultimo minuto. La mia vicina di casa hanno... Oh, madonna mia. Ho sentito parlare di te, certo. Mi assaggi il vino, Satoshi? Perché non ti siedi al tavolo laggiù e mi racconti la storia del tuo primo vino? Ma fatti i cazzi tuoi. No, dai, è una cosa carina. Poi c'è il gatto che dice miau. È sotto di me. Eccolo lì. Grazie, Emma. Grazie. Forse intendo un po' come registro di un'azienda in cui ogni volta si aggiungono dati nuovi sui nuovi processi. Sì, ha senso, Mastros. Sai qual è il problema? Che mentre io sto imparando a giocare, se tu mi dai delle informazioni finali sulla vendita che non ho neanche iniziato a fare, inizi più che altro a confondermi. Capito? Le spiegazioni sono pessime, sì, esatto.
poi tutto il resto è bello perché ti fa venire proprio voglia di immergerti nel mondo del vino e scoprire di più. Però lato gameplay, lato gioco. Non gli sta piacendo. Ascolta, lo so che hai studiato un sacco, lavorato e ti sei completamente dedicato a questo compito. Questo tuo primo vino è buono. Sarà il primo di una lunga serie. Colore intenso, buon corpo, pochi tannini, brava. A posto. Perfetto. Penso tutto il tuo primo vino è buono. Bene. Sono contento. Andiamo. Posto. Abbiamo dato. Questo lo piazzo qua. Ah, ok. Adesso metto quello. Devo fare dei preparativi. Preparativi. Residuo di zucchero. Aumento residuo di zucchero. E quale faccio? Cosa cambia da uno all'altro? Però questo è un problema. Cos'è? Ah. Praticamente mi prepara ed evitare la peronospora. Ma che cos'è? Che cosa fa? Mi aumenta la dolcezza del vino. Bene, perché noi più la aumentiamo, poi dopo la possiamo togliere. Non è male. Ok, faccio. Ma quindi il vino lo vendo o che? Ah, è arrivato Carlo. Stoshi, chi è la ragazza? Ma fatti i cazzi tuoi. Sa quello che fa, dice Carlo? È una principiante delle prime armi, però è abbastanza buono. Quindi Carlo è quello che origlia. Lo zucchero aumenta il tasso alcolico. Ma poi dopo lo possiamo togliere. È meglio avere di più e togliere, piuttosto che avere di meno e cercare di aumentare. O almeno era quello che avevo capito nei menu. Ah, lui è un giornalista. Carlo è il giornalista, va bene. Quindi va bene origliare. Deve scavare e cercare più informazioni, va bene. Carino questo retroscena. Posso assaggiarvi il vino? Dai. Ma sì, dai, versamene un bicchiere. Lasciami solo. Così, nascosto in una stanzina a versi il suo bicchiere di vino. E arriva il gatto. Niente, andiamo in retroscena e basta questo qui. Va bene, però noi abbiamo del vino qui in magazzino. Vendita. Cosa vuol dire 500 euro? Ah no! Vendo la gabbia, non voglio vendere la gabbia io. Da qua forse. Ordini, ecco qua. Ah, ma sì, ma che brutto menù, dai. Allora, questo qui ne vuole comprare 8 e gli faccio pure lo sconto. Come adesso? Ok. Quindi non vendo tutto il vino in un'unica botta, devo venire qua nella lista ordini e fare. Ok, il magazzino e tutto quanto, va bene. Quindi, Barbera, questo non so chi sia, un ristorante, immagino. Vendo. Costruisci il punto vendita per vendere automaticamente alcuni ordini. Ah, ok, comodo. Ok, ho venduto 100 bottiglie al ristorante e 8 bottiglie al signore. Che ha la faccia un po' così da fighetto lui. Ok, bilancio. E la lira si impenna. Sì. Però, come 2028? No, non ho più 2028 bottiglie io in giacenza. Com'è possibile? Perché? Ah, perché non ha ne ancora fatto? La venderà il giorno dopo, immagino. Vediamo. Adesso, sì, ok, me l'ha sommato. Allora, sono sicuro di essermi perso qualcosa io a questo punto, ma... Non è che magari mi sono perso... Cioè, non c'era proprio la spiegazione di determinate cose, perché... Ribadisco, magari sono stupido io che me lo sono perso, o skippando dei dialoghi inutili, però mi è sembrato che... paio di robette non fossero esattamente
il top. Com'è che si faceva il negozio? Ah sì, era un potenziamento, era il negozio. Era qua. Tecnologie. Punto vendita. Quant'è che veniva? 10.000, non ce lo possiamo permettere. Boh, vabbè. No, no, è come se fosse a turni, certo, però... Boh. Vabbè, cosa vuoi? Non mi conosci quasi per nulla. Però sta pensando alla nostra situazione. Si fa i cazzi nostri, si è innamorato ormai. Siamo in perdita, abbastanza. Stai facendo qualcosa di rivoluzionario, mi sembra un po' eccessivo. Non hai soltanto aperto un locale nuovo, tu stai diventando una produttrice di vino. Vabbè. Va bene. E lui compra un po' di vino. Buono. Buonissimo. Ottimo Satoshi, grazie. Carlo vuole intervistarci. Va bene. Ci sta provando. Va bene. Boh. Quindi adesso mi arriva l'ordine di Satoshi. Non mi è arrivato l'ordine di Satoshi. Arriverà domani? Vediamo. Puoi cliccare sulla vigna per vedere più informazioni dello stato di salute. Ma siamo già bravissimi. Ah, vedi? Mi ha dato il diradamento adesso. Gli ordini speciali sono ordini da completare per ottenere fama e assicurano un buon guadagno dato che le vendite il maggiore numero di bottiglie. Se un ordine è oltre la capacità del giocatore può essere scartato e pagato in piccolo costo di fama. Ah, ok, vediamo. Allora, vado in ordini. Prima ordini speciali. Satoshi. 50 bottiglie. Perché non gliele diamo? Cosa vuol dire nessun vino? Ah, ok, devo... Vabbè. E vai, grandissimo. E mi dà anche 5 stelle San Montana. Questo quanto ne vuole? 48, non scherza neanche questo signore qui. Perfetto. Perfetto. E in magazzino ce ne rimangono ancora un millino di cose. Boom, il bricco. No, il diradamento, scusatemi. Il diradamento viene utilizzato per migliorare la resa e la qualità delle uve. 100 euro. E io lo pago molto volentieri, questo centone. Vai. Vai che stiamo iniziando pian pianino ad avere dei guadagni, Dove si vede quante bottiglie abbiamo? Qua. Registro vini. 1916. Sì, è tutto molto scomodo. Sarebbe più comodo avere qualche menu in più in questa schermata qui. Vabbè. Hai 3 nuovi ordini. Il tuo livello di fama influenza il prezzo base del tuo vino, i numeri di ordini ricevuti, la tipologia di ordini speciali, la quantità di sbloccare nuove tecnologie. Va bene. Buono! Supermercato vuole bottiglie. Il problema è che in questa lista qua sarebbe molto utile vedere quanti vini ho. Cioè, perché non ce l'ho? Questo ne vuole 337, ma se io ne ho 300... non mi pare, perché ne abbiamo 1.900. Ma anche questo sarebbe più comodo avere tutto all'interno della stessa schermata, no? Guarda il prezzo, perché? Ah, avete ragione, ragazzi, perché questo qui comprava all'ingrosso. Però mi compra tante bottiglie. Dite che forse è meglio lasciar perdere? Non vendiamo ai supermercati? Ecco, ad esempio, questa cosa non me l'ha detta. Però magari vendendo più vino, magari la gente si ingolosisce di più. Non si può contrattare? No. Puoi scegliere di non dare l'ordine. Però se io non do l'ordine, si ripercuote magari negativamente? Il guadagno subito di 2.300 euro, è vero, però metti che mi arrivano altri che prendono 47 bottiglie a botta, me ne dà di più. Che cazzo, è il doppio? Quasi. Non lo so cosa succede se non accetto l'ordine.
Vabbè, proviamo a vedere. Però sono queste le cose che volevo sapere del gioco, non chi il gossip. Vediamo come funziona quella cosa del grossista, perché magari non andiamo subito, ma andiamo dopo. Hai 2 nuovi ordini speciali, ok. Vedi? Non posso darglielo, perché? Scarta meno 2, no, vedi? Non riesco a capire. Lei vuole 634 bottiglie. Perché non gliela posso dare? Ah no, perché vuole il rosso. Ma non è che arriva e dice ok, dammi il rosso. Ma che vuol dire? Non ce l'ho? Ma è una stronzata, grazie al cazzo. Come faccio? No, 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 ragazzi. Lei vuole il rosso e lui vuole il bianco. Ma è roba che noi non abbiamo. Vedete, qua invece, come stavamo dicendo, si inizia a vendere in maniera un po' più seria. Vedi, sono tutte cifre più che buone. Non posso fare a lei la vendita, perché? Perché lei no? Abbiamo finito le bottiglie? Scusami, quanto... Ma non è possibile. O c'è un limite giornaliero? Ragazzi, ne abbiamo 1700, come cazzo è possibile? No. Massimo 5 ordini... Ah, avete ragione, eccolo qua, 5 ordini al giorno. E allora... Canniamo una vendita. Canniamo una vendita. Quale? No, si incula lei, perché le altre cifre sono troppo buone per evitarle. Boom, il bricco, ecco qua. La vendemmia è processo attraverso il quale abbiamo raccolto i grappoli 2. Va bene. Qui dovremmo essere tranquilli. No, guarda che bello. Eh? Fenomenale. Vai. Boom. Fine stagione estate, sì. Quello è 11 euro. Sì, ma ne prendeva 50 però di bottiglie a 11 euro. Fai un vigneto di bianco. Ecco, questa è un'altra cosa che non ho capito. Come faccio? Ah, devo comprare una nuova... Devo comprare un nuovo terreno e... scegliere cosa piantarci. Ecco come si fa. 15.000. Non ci abbiamo soldi. Quello che costa meno mi sa che costa 15... Un milione? Minchia. Sì, dobbiamo comprare questo, ma non possiamo. Troppo. Costa, costa. Via. Ok, finalmente siamo entrati... Oddio mio, sì. Stavo per dire, finalmente siamo entrati in gioco, giochiamo e possiamo... invece niente. Ciao Carlo. Grazie per avermi accolto nelle tue vigne, figurati. Non sono qui per intervistarti, sto facendo un sopralluogo. Vabbè, con la pioggia, contento lui. Va bene. Ispezione l'uva per vedere se è malata. Ah, tu dici? Ma io come faccio a riconoscere le malattie? Tipo gli acari? Sono quelli della polvere? La botri... non me l'hanno spiegata questa cosa qui dell'uva. A me sembra tutto a posto. No, qui c'è... c'è... Cos'è? O è il coso? È il grappolo, forse? Salute 90%? Hai ragione. I trattamenti protettivi ce li ha già, eccoli qua. Vabbè, gli ordini. Ordini speciali sono sempre questi, ma non ha il minimo senso né accettarli né eliminarli. O c'è un limite di ordini speciali che posso avere? Allora, cazzo, qua sono 2000 euro. No, provo a non cedere ai 2000 euro. Che ha fatto? Perché non... Ok. Boh. C'è il tasto sotto? Di che cosa? Uno... No, questo è uno di due, due di due. Però magari si arriva a due di tre, tre di tre...
Non è detto che sia per forza un limite questo qui. Perdonami. Sì, era il coso di prima dentro. Cioè, si sta ingrossando questo qua, ma... C'è il tasto di ispeziona... Ah, avete ragione, ispeziona l'uva. Ah, mi sta cambiando grappoli. Ce n'è uno nero. Ah no, sembrava un grappolo nero. Oh, par tutta ok, mi... Cioè, per uno che non capisce un cazzo di quello che sta vedendo, direi che sembra ok. Poi dopo ci sono ancora un po' di acini volanti. Vabbè, gli ordini. 500 euro, lui mi porta a casa 37 bottiglie. Va bene. Mi piacciono le cifre che vedo. I trattamenti li ho già fatti. I trattamenti che potevo fare li ho già fatti. Boh. 7-9 ordini. Partiamo da quelli. Questo da 11 mi tira un po' il culo, devo essere sincero. 14 volentieri. 13 volentieri. Vai di 13, vai di 13, vai di 14. L'altro da 13 perché non me l'accetto? Ah, ok, 5, perfetto, a posto. Bricco. Qualità buona. Vinifica grappoli. Ok. Perché qua gli mancano due pezzi? Vedi che continua a dirmi la quantità da vendere prima? Perché non ho tenuto del mosso da parte prima? Ah, è l'usura di... Minchia, dopo un utilizzo? Rottura di cazzo. Vabbè. Nessuna vasca disponibile. Ah, ok, va bene, ce lo sappiamo. Ah, hanno una durata i trattamenti. Però adesso non ce ne frega un cazzo a noi del trattamento, perché tanto ormai non c'è più la pianta. Non che si graspi. Vediamo. Sì. Intervista per il quotidiano locale. Va bene. Non perderei mai il mio taccuino. Va bene, fai quel che ti pare. Niente, fatta. Ok, perfetto, grazie. Va bene e va bene. Tornando a noi, cosa volevo fare? Non mi ricordo. Meglio così. 10.000 euro. Attenzione, ci conveniva forse aggiungere qualcosa? Il negozio costa 10.000, però in realtà possiamo veramente fare le vendite a mano, non ce ne frega così tanto. In cantina cosa potrei comprare? No, il negozio, scusa. Un'altra vasca in vetro resina. Per fare il... Ah, vasca di cemento. Poi si è sbloccato il pannello tecnologia, ok. Le botti. Noi non abbiamo le botti. Non abbiamo effettivamente le botti, però non ce le possiamo neanche permettere, quindi faremo anche a meno. Sì, sì, sono ettolitri, ragazzi. Scusatemi. Sì, 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 hai ragione, Zana, l'avevo notato, però di base chiedevano altro. Negli ordini speciali chiedeva non solo il bianco, ma anche l'acidità minima. Ovviamente non era roba da noi, questo. Perché noi siamo molto più su altri livelli. Ok, piano di fermentazione, così. E qui cosa facciamo? Abbiamo la dolcezza e la lasciamo così, no? Come abbiamo detto. Però io come faccio a non aumentare il tannino ma aumentare il corpo dopo? Forse dobbiamo sbloccare queste tecnologie qua per farlo. Ma poi, altra domanda scema. Se io tolgo un tannino al giorno, qui non cambia le cose, ma lo faccio o non lo faccio? Perché non cambia niente. Si sta bene. Buongiorno. Cambia?
cambia se aumento la durata della fermentazione. Ok. Ho capito. No, facciamo così. Va bene così. Luca, giorno gatto, sempre minore di 3. Grazie mille, altrettanto. Qualcosa per calare l'acidità? No, l'acidità non andava bene al top? Non mi ricordo più. Con i tannini alti lo posso fare. Ma questo qui che... Lei voleva i tannini alti e poi voleva un rosso. Il Barbera che cos'è? È che questo non me l'ha spiegato. È un rosso? E sulla base di cosa lo capisco? Perché c'ha la... Si vede l'uva rossa. L'acidità alta si chiama... cosa? Si chiama aceto. Hai ragione. Però... Non lo possiamo abbassare per adesso. Il Barbera è rosso. E la signorina nell'ordine... Però, ragazzi, non lo posso fare. Non posso fare un vino diverso. Perché poi dopo... Scusatemi. Non so dove metterlo, perché nel magazzino... O nel gabbione posso mettere tutto quanto. Va bene qualunque tipo di bottiglia. Sì. Questo non... Vendi... E vendi. Lei voleva il rosso. Ci buttiamo? Però aveva detto che la qualità del vino, per quanto riguarda il Barbera, quattro ordini. Ala, grazie per i suoi... L'ho già letto. Perché mi è uscito? Scusatemi. A 12 euro mi piace, 13 euro... E 14. Buono. Ordini speciali, sempre loro due. E allora forse sono due il massimo. E che cosa faccio? Scarto? Però perdo due di corona. Quanto ho di corona? Dov'è la mia corona? Qua mi dice, se scarti perdi due. Ma rispetto a cosa? A livello 15, questo qua? Fa una rottura di cazzo. Meglio di no. Va bene così, rimangono lì. Pressa. Ah, sì, mi ricordo. Cazzo gatto. Che errore madornale abbiamo fatto qui. No. Merda nel culo. Che stronzata questa. Che stronzata. Vabbè, perdo un giorno di lavoro. Helis, 11 mesi, grazie mille. E ha fatto partire pure live training, quindi rinnovate, rinnovate, rinnovate. Il tannino non deve esserci. Ah, sì, mi ricordo. Ok. Non posso no, dopo il primo giorno non si può più spostare. Ma voi potete rinnovare, rinnovare, rinnovare per live train e ottenere delle emote bellissime.
Che senso ha perdere fama perché non posso fare un ordine? Se mi chiedi un vino che non produco, ovvio che non te lo vendo e ci rimetto io. Sono assolutamente d'accordo. Quello è gameplay. Diciamo che lo accettiamo in quanto gameplay. È una stronzata. Sono assolutamente d'accordo con te sotto questo punto di vista. Ma col cazzo. No. Design salvati. Ah sì, facciamolo uguale. Sì, 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 sì. Vediamo se viene uguale. Per questo mi chiedo. Una versione 8 bottiglia. Tranqui. 2008. Prima era venuto uguale, no? Quante bottiglie sono? 2033. Eh no, era di più prima. Oxa, come faccio a tirarmi indietro quando dice di rinnovare con questa voce calda e, calda e suadente? Grazie per esserti subbato. Mi sono perso una sub di Mewarik, perdonami. Buona domenica, signor gatto. Posso avere una sua benedizione per l'esame di questa settimana? Certo. Tanti auguri e grazie. Tappo in silicone, ma cosa siamo, dei poveretti? No. Le. Perfetto. Allora, degustazione. Vediamo di ottimizzare un po' i tempi. Degustazione. Bricco e... No. Aspetta, eh. Bon. Pam, 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 pam. Abbiamo sprecato un po' di due spazi, ma anche sti cazzi aggiungiamo. No, tanto questo sparisce in un giorno. 4 nuovi ordini. 10 euro. Questo già mi ingolosisce, però no. La risposta è no, preferisco avere dell'invenduto. 1, 2 e a posto. In realtà il silicone è meglio perché non altera. E perché costa di meno? 80, eh? 80! Acidità super top, vedi, doveva essere in alto, fatto bene. Super toppissimo questo. L'altro cos'era? 72. Sentore pepe nero. Io infatti sono andato personalmente a sgrattare del pepe nero in ogni singola bottiglia. Ragazzi, rinnovate per Live Train, che manca solamente un minuto e siamo all'80%. Via, via e via. Ok, perfetto. Nel frattempo comunque siamo fermi lì con i guadagni in una maniera molto inquietante. E ok. Oh no, è tornata. Ma poi adesso io mi chiedo, il vino mi fa vedere la differenza tra i due? Sei famosa? Va bene. Oh mamma mia. Un talento piccolo quotidiano, ma ora è diventata notizia importante giù in paese. Va bene. La regina del gossip. Adesso vedo se ci sono da fare i trattamenti. Ma in realtà no, perché qua in alto, quando finisce di rompere il cazzo questa signora, ci dice... Ci dice per quanto siamo protetti. Oh. Lei ci ha fatto pubblicità. Va bene. Ok, dicevo, noi abbiamo ancora... Ah, effettivamente il bricco abbiamo altri 3 giorni. No, la peronsporo altri 3 giorni. E io quasi quasi li farei entrambi. Ecco qua. E... Ah no, devo aspettare il giorno dopo per il resto, va bene. Ah, vedi, adesso mi arrivano gli ordini anche per l'altro. Niente in grosso, vendita. Vendita, vendita dell'uno, tutti l'uno, a parte uno che ne voleva l'uno e mezzo. 44 euro, 14. No, va bene così. Vorrei anche una bottiglia di vino. No, quella no. Però grazie a Oscar. Come faccio? No, l'ho già letto, Oscar, l'ho già letto. Scusate, l'ho già letto. Via. E andiamo avanti. Faccio l'altro trattamento. Oddio. Il vecchio aveva preparato una visita in questo momento. Potrei espandere i tuoi vigneti e comprare le terre. Ok. Ok. Quindi cosa fa? Mi dà altri soldi? Ho avuto accesso al conto. Attenzione.
Hai il via libera. Dovrei anche assumere un agronomo per questo punto. Luca, l'agronomo. Bello. Tra l'altro ho visto Luca della Pixar, molto carino. Molto carino, mi fermo a carino, nulla di eccezionale, incredibile, però molto 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 carino. L'ho visto ieri sera, l'ho visto. Luoghi comuni incredibili, ma vabbè. Agli italiani piace la pasta, non so se lo sapevate, ma diciamo che è una conferma molto importante. Sì, va bene. Allora. Quella, l'uno e mezzo mi arriva a 16 euro qua. Ok, ce ne manca uno. Forse è meglio smaltire l'uno prima dell'uno e mezzo. Via. No, no, è vero, assolutamente vero. Ah no, niente trattamenti? Non me lo fa fare un altro trattamento. Ok. Assolutamente. Però adesso abbiamo 28.000. Quindi compro principe, compro. E che cosa ci mettiamo? Lo Chardonnay? Che è un bianco. Proviamo? Però, ah no, aspetta, la sabbia non va bene per il Barbera, mi dice. Per lo Chardonnay va bene. Non va bene per il Nebbiolo, per il Dolcetto, neanche. Però va bene per il Grignolino. Anche se il pH no. Il pH è più adatto allo Chardonnay. E qua, ad esempio, cosa mi cambia? Qual è meglio fare? Perché il Grignolino è ottimo per sabbia e argilla. Lo Chardonnay, però, è ottimo per il pH. Che sto comprando, Neko-chan? Sì, giustamente, andiamo di bianco, così differenziamo. Era la stessa cosa che stavo pensando anch'io. Grande Luca. L'agronomo. Va bene. Ecco qui. Ricevuto la tua chiamata per un giorno. Ok. Però adesso io ho solamente questa postazione per anche il secondo campo. Minchia, sei limitante questa cosa qui. Va bene. I tuoi vigneti hanno un vibe stupendo. Oh no. Ce ne vanno. Ti occupare dei vigneti in concreto? Il pieno cuore del benessere fisico e metafisico del... Oddio mio. È pazzo questo qua. Quello è il mio animaletto domestico, il mio fedele guardiano dei vigneti. Vabbè. Ma perché lo yoga? Cosa mi offre? Dai, fammi giocare, fammi. Ah. Mi sono buttato sul bianco, sì sì, ma non me ne pento. Allora, facciamo così e così, perfetto. E stiamo parlando di principe adesso? Ok, noi abbiamo adesso principe e bricco. Ottimo. Ordini, questi li abbiamo già. Vasi? Qua dovremmo pensare ad allargare anche questa parte qua. Però, come diceva giustamente prima, il ma in realtà il negozio cosa mi fa fare? Mi fa risparmiare un secondo che seleziono due robe. Non so se mi convenga ancora il negozio. Perché gli ordini riusciamo ad evaderli anche abbastanza alla svelta. Sì. L'unico dubbio è che ogni tanto controllo di vendere un po' di più di uno perché è più vecchio. Oppure se dite che si gonfia il prezzo. Perché invecchia, diventa meglio. Bricco, trattamenti. Aspetta, Lloyd Oil. Facciamo anche Lloyd Oil. Eccolo qua. Boh. E questo sta facendo cosa? O forse il negozio fa altri ordini. Non lo so, non è spiegato. Andiamo a vedere per sicurezza. Tecnologie. Magazzino. Punto vendita.
La presenza di un negozio attira nuovi clienti e questo ok. Ma l'ho già preso. Ah no, ce l'ho già il negozio. No, non è vero. No, sì, ce l'ho già il negozio. Ok, forse è l'ufficio vendita online? No. Vorrei potenziare la plancia io. L'ho comprato all'inizio. Ah, vedi, vedi. Faceva alcuni ordini automaticamente, ok. L'invecchiamento può migliorare la qualità generale del vino e fornire particolari sentori. Ecco, questo mi intrigava a me. La malolattica è una fermentazione seconda che viene utilizzata nelle batterie e riduce l'acidità dei vini. Riduce l'acidità dei vini. Non so se noi converrà farlo o meno con il prossimo. Sì, sì, no. Dobbiamo aumentare questo coso qua. Dobbiamo arrivare ai 20.000 e fare quel lavoro lì. Boom, vai. Che cazzo è Filippo? Ah, è l'amico di Chiara. Ho dovuto interrompere. Oh no. Adesso ci sono questi due che si incazzano perché io faccio il vino meglio di loro. Sono i rivali questi. I Team Rocket del vino. Sì, va bene. Ci sta, è trama. Però è carino. Allora, è carino che ci sia tanta trama. E se doni senza subare lo leggo solo io, Jordan. Ma rinnova la sub anche. Ok, cosa fatto di uomini di giornale quantomeno discutibile. Va bene, va bene. C'è un'altra cogina che aumenta il corpo del vino? Non ho controllato, però sicuramente sì. Sicuramente sì. Adesso guardiamo. Sì, va bene. Andiamo a vedere. Cantina. Requisito invecchiamento. No. Capacità. No, 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 no. Sarà qui? Dovete usare... No, usa altri tipi di lieviti che probabilmente cambiano il tipo di corpo, sì. Quindi forse questo ci è utile. La fermentazione secondaria. E riduce l'acidità. Però oltre all'acidità mi sblocca altre cose. Devo seguire comunque quel ramo lì. La pulizia e la manutenzione macchinaria dell'azienda. Ecco, questa non è male. Per la manutenzione più che altro. Lo faccio. Perché dopo... Perché... Magari aspetto un attimo. Dai, aspetto un attimo. Intanto aumentiamo gli spazi per gli slot. Poi vediamo. Ordini. Lo facciamo tutti. Messa a terra. Come? Cos'è la messa a terra? Ah, giusto, l'appiantamento. Ok, va bene. Perfetto. Controlla quale vitigno si adatta alle caratteristiche del vigneto. Ma non avevamo già scelto? Lo Chardonnay. Ah, vabbè. Densità impianto. Costa. Ah, ben 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 ben. Qualità diminuisce. 7.000 euro. Non ci avevo pensato che effettivamente aveva un costo piantar roba. Va bene, 7.000. Una buona quantità senza perdere qualità, però. Un 7.000. E ci va via metà del budget. Eccolo lì. Ok. Ok. Ordini. Perfetto. Quando fai la vendita, cliccando veloce, ti missa sempre l'ultimo. Oh, cazzo. Non ci ho fatto caso, ammetto. Ah, io però ho fatto questo. Devo fare il trattamento giustamente anche per il secondo camp. Vabbè, vediamo intanto di fare le robe. 7 ordini. Mm.
Ok. Niente da fare. Prossimo. Studio enologia. Praticamente con la malolattica ammorbidisci il vino trasformando l'acido malico. Più acido e amaro, in acido lattico più morbido e dolce. Buono soprattutto per i vini rossi. Ok, interessante. Grazie. Ragazzi, non c'è bisogno di taggarmi nei messaggi di altri. Anche perché se mi taggate rispondendo a un altro messaggio, mandate ancora più sulla chat. Tranquilli. Vi recupero. Eventualmente mi avverte Gabriel. O Jowls. Ma vini fornisce lievito autoctono da utilizzare la fermentazione dell'uva. Quel vini e tutti i lieviti possono combinare. Ok. Sbloccabile dall'albero tecnologia. Bisogna mettere i pali. Per principe. Carino che venga fuori scritto principe orco can. Non me sta bricco però. No, non c'è proprio modo di farcelo stare. Che sfiga nel culo. No. Questo dura 3 turni, meglio quello che ne dura 2. Però posso già iniziare a fare anche dei trattamenti, dai, va bene. Ottimizziamolo così il tempo. Ok. Ok. No. È vero, me ne missa. No, non è che me l'ho missa. Ogni tanto proprio va a caso il click. Andrebbe allargato il Tetris. Mi servono 20.000 per farlo. Un nuovo ordine speciale? Vedi che aumentavano qui sotto. Ma allora non ha senso annullarli. Ulla, cos'è che vuole lui? Un Barbera. 754 o 654? Preferisco sbolognarmi quello. Me lo paga 100 in meno. Ma sti cazzi, va bene così, mi piace. Buono. Grazie, non l'avevo visto. Via. Qui non si lava. La tecnologia avanza necessitamente strutture migliori. All'interno della struttura è possibile accedere al pannello miglioramento aumentando il livello della struttura, si aumenta lo spazio disponibile all'interno e il costo necessario di ogni turno per mantenerla. Sì, quindi posso potenziarmi la... Ah no, devo fare pulizia della vasca in vetro resina. Ah, me lo dà. Oddio, però è brutto così che... Praticamente adesso io voglio pulire la vasca perché è sporca. Ok, ho cliccato e mi ha dato il coso della pulizia. Però è una rottura di cazzo perché sono dovuto andare lì dentro a cliccare. No, niente, non posso. Era molto più comodo se me lo faceva a parte. Vabbè. Alcune cose non sono pensate proprio benissimo, ribadisco. Devi anche aggiungere un'altra vasca. Ne deve avere una per ogni vino. Hai assolutamente ragione. Hai super ragione. Ho fatto conto. Ah, e qui diminuisce lo spazio. Ma poi però aumento le stanze. Aumento. No? Botti, macchinari pre... Ah, migliora, cioè, migliora. Livello 2 mi aumenta le cose. Costo per turno però mi va a costare molto di più. Ma non me ne sbatte un cazzo di spendere 10.000 adesso. Mai nella vita. No, va bene così. Ok. Domitillaris, 33 mesi, grazie. Il trattamento non me lo faceva fare, no. Chi è Elena? Cosa vuole nell'agriturismo? Sei mica di Luca? Ok. Il menù olistico. No, grazie. Oh, grazie. Piacere di conoscerti, sono Elena, proprietaria di questo agriturismo. Luca mi ha raccontato della tua avventura in vigna. Va bene. Arriva Sofì. Vado attraverso le palette gastronomiche delle Langhe. Grazie al nostro chef potrei assaggiare il meglio delle ricette tradizionali di questa regione. Bello. Però non lo assaggio, quindi non mi interessa. Fino a che andiamo? Fino a solita ora, Paolo. Sì, non mi sta dispiacendo. Probabilmente non andremo avanti domenica prossima, però no, non mi è dispiaciuto, dai. Per una prova classica di una domenica pomeriggio va bene così.
Qualche spoiler? Dai, dai. Va bene. Prosecchino? Non si può, perché sono dalla parte opposta. Vabbè. 7 nuovi ordini. Ah, 16 sì, 16 sì, 16 sì. 12. No, 13. 14 e bavangulo. Ah, non ci sei mai di domenica, Paolo. Fino alle 8. Perfetto. E dovrò aspettare un altro giro per la vendemmia, però. Che rottura di cazzo. Vabbè, niente. Vai. Però adesso abbiamo anche questo coso bello pulito. Perfetto, perfetto. Abbiamo degli ordini, vediamo un po'. 14, 12. Ma sì, dai, va bene. No, l'11 no. 15 e i 13. Proprio ora che si faceva interessante con gli intrighi tra feudi. Sì, però è un gioco un po' così. Credo sia ancora in accesso anticipato, se non sbaglio. Lo trovi noioso, Gabriel? In realtà lo trovo molto interessante come tematica. Per il resto, diciamo che poteva essere fatto meglio sotto il punto di vista del gestionale. Avrei preferito un gestionale gestito. Poi clic. Perché? Quante volte? Un gestionale gestito meglio. Ok e ok. Scusami, qua. Ok, c'è i trattamenti, c'è tutto. Bello che mai. Avevo un ordine speciale, andiamo subito a vedere. Facciamo questo, facciamo quello. Perché in generale non mi dispiace come gioco, eh. Un Barbera. Perché non vuole 60 bottiglie? Minimo 70 su 100. E ce l'abbiamo entrambi. Ecco, tipo qua, perché non va bene? Qualità 70 su 100. Ah, perché non è invecchiato. Quindi ci inculiamo. Perché io non lo posso invecchiare una volta imbottigliato, giusto? No. Sì? Scusa, le bottiglie non si lasciano comunque invecchiare? No, non c'è l'opzione. Forse in cantina. Siamo qua. No, questo è un negozio, scusami. Negozio. No, magazzino. No, magazzino in teoria. In cantina. Stanze, no. Laboratorio lieviti, cioè le presse, i macchinari. Poi sì, la botte. Con la botte si fa invecchiare. Però immagino che anche la bottiglia si può lasciare invecchiare, no? Solo nella botte? Vabbè, niente. Però ci manca poco qua e domani possiamo... Ho sbagliato. E domani possiamo ingrandirci il cazzo. Dai che domani ci ingrandiamo il cazzo. Qui abbiamo già fatto. Ok, perfetto. Anche la bottiglia si può. Però qui no. Puoi ordinarli anche per prezzo? Non lo so, adesso vediamo. Mi fido ciecamente del suo approccio alla viticoltura. Va bene, buon per te. Col telefono in mano. Cellphone. Sì. Non so come funzionano le meccaniche di gioco, però quando si parla di trattamenti alle viti, la peronospora è un fungo che cresce bene quando è umido, soprattutto dopo una pioggia, mentre l'oidio è favorito dall'umidità minore. Ho capito. Adesso dobbiamo vedere come funzionano le cose. Vabbè, le darà una possibilità di assaggiare il mio vino. Vabbè. Pure il podcast. Va, posto. Boh, allora, numero di gemme. Facciamo la stessa cosa. Andiamo sulla qualità. Cerchiamo di aumentare la qualità. Questo è principe, però, non bricco.
ottimo. 21.000, perfetto. Andiamo sugli ordini, li evadiamo tutti. Sì, dai, speciali sono sempre 3. Tecnologie e aumentiamo la plancia. Perfetto. Ali, buonasera gatto. Posso approfittare per ordinare un paio di bottiglie di ripasso della Valpolicella Superiore? Ci vediamo lì, buono studio e grazie mille. Siamo nel 2024 comunque. No, 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 è interessante Tiberius quello che ci dici. Lascia fare. Il problema, ribadisco, attuale è solo ed esclusivamente che non viene spiegato in maniera ottimale gameplay e quello che devi fare. Poteva essere gestito meglio non solo il tutorial, ma in generale un po' tutto il gioco. Stiamo finendo il Barbera 1. Sì, sì, sempre così. Supportone! Grazie mille! Gatto, quando verrà pronto io voglio una Melchizedek del suo vino. Non so cos'è, però sarà mia... Oddio, no. È tornato Albano. Che è il nostro rivale. No, è l'intervistatore, Albano. Ma mi deve far vedere anche l'intervista tra loro due? No, non me... salta. Non me ne sbatte niente. Scusatemi, non me ne sbatte veramente un cazzo. Perché ribadisco, mi intriga molto il mondo del vino e tutta questa cosa che c'è dietro, però non... mi rompo le palle a sentire l'intervista. 35, via. Boh. Ok, qui siamo a posto. Prossimo giorno. Cazzi tuoi, ti compri il gioco, te lo giochi. Com'è giusto che sia, scusami un attimo, eh? Aspetta, questo è il Barbera. Barbera e vuole... Quanta dolcezza voleva? 2 di dolcezza il Barbera. Che storia! Alta resistenza alcolica. Che vuol dire? Perché lampeggia? È un problema? E me lo sconsiglia, credo. Proviamo a far... Però mi viene... No, 2 dolcezza. È giusto così. Ah, però. Più della Magnum supporto. Grazie mille. No, Tannino, lo dobbiamo lasciare così perché il Barbera. È il formato più grande di bottiglia di vino esistente. 30 litri. Boh. Spero di aver fatto giusto. Meglio questo. Paride, 11 mesi, grazie mille. Boh. Cazzo però, ho fatto una cazzata. Non mi sta l'appiantamento di principe. Sì, mi ricordo. Adesso mi inculo per 5 turni? Scusami, come faccio a coltivare principe? Non posso perché è inverno. Grazie a Ozone of Fireland per la sub. La scacchiatura. No, però non mi sta tornando. Principe non lo stiamo proprio coltivando attualmente. Porco cane, aspetta. Così recuperiamo un pelo, ma no. Vabbè. Le mani sono lì. Grazie mille, supporto. Cazzo, ho saltato una giornata di vendite. E ho un ordine speciale. Lei vuole un Barbera minimo 70. Però vuole. Ah no, quella di prima questa. Lei vuole lo Chardonnay. Ma non game o Chardonnay. Ah, ecco qua, per vendita. Per prezzo, immagino sia questo. Non c'è una leggenda, quindi immagino di. Beh. Sì.
Io non ho la minima idea di che cosa. Però qua c'è scritto: costruisci il punto vendita per evadere automaticamente gli ordini. E come si fa? Punto vendita, eccolo qua. A me non pare che faccia automaticamente un cazzo. Vabbè. Mi sembra giusto, come mi sembra giusto. Scusami. Ma ogni volta Oddio mio. Vabbè, ho capito che mi arrangio qua. Fai così. Ah no, questo è per... tutto random ormai. Ok. Allora, la scacchiatura. Ok, principe c'è adesso, perfetto. Perfetto. La pressa. Boom. Allora, noi vogliamo tannino 2 perché è un barbera. Però attenzione, abbiamo già 3 di corpo. Aso, ciao gatto, grazie per avermi fatto tanta compagnia, un saluto dall'Irlanda. Ma grazie mille a lei, mi fa molto piacere anche riceverla la vostra compagnia. Nell'edificio in basso a destra, questo qua? No, nel magazzino? Magazzino, c'è stanze? Negozio? No, ufficio commerciale c'è. Oh, ah, punto vendita, questo! Ah, ok, non era il potenziamento che voleva, voleva proprio punto vendita, 15.000. No game. Però li avremo. Buono. Beh, adesso vediamo se posso alzare il corpo. Adesso vediamo. Per adesso no. Avevi preso il coso per abbassare il tannino. Se vuoi alzarlo al massimo, così il vino avrà più corpo. No, non posso aumentare il tannino. Perché il diradamento di questo costa meno? Ah no, perché il diradamento questo qui, ok. Barbera top lo chiamiamo questo. Boh. E cambiamo il tappo quindi. Mettiamo il vetro, vai. Proprio facciamo una roba di livello micidiale. 2006. Ah, vedi come stanno diminuendo sensibilmente le bottiglie. Prima del punto vendita adesso vediamo quante bottiglie abbiamo. Oh cazzo. Perché noi adesso abbiamo 2.000 bottiglie che mi vengono in tasca. Sì, guarda, ne abbiamo 500. Sì. Siamo super tranquilli. Barbera 1 tra l'altro è praticamente finito. Sì, ce ne sono rimaste una quarantina di bottiglie. Boh. Perché non mi fa fare la vendemmia? Chi è Agatha? Al book club del menù olistico. Piacere. Attività in corso di... Cosa c'è? Perché c'è caricamento del mouse? Boh. Ah, perché c'è il diradamento. Vabbè, ci sta. Facciamo il diradamento di quell'altro. Aspetta, perché al prossimo turno potrò mettere questo. Quindi magari mi occupa questo spazio qua. Sarebbe carino far così, vediamo. Ah, ma tanto questo occupa solo un turno, vero? E allora sti grandissimi cazzi. Dura un turno, via tutto. Ho saltato un ordine, mi sa che hai ragione. Mi sa che ho saltato un'altra giornata di ordini.
Perché giustamente una certa inizi a dimenticarti cosa fare e cosa non fare. Ok, qui che cosa mi dici? 73? Scusa, il barbero a top 73 mi è venuto? Perché si è abbassata un botto l'acidità. Cazzo! Come mai? Cosa ho fatto di diverso? No, no, serviva più corpo e questo lo sapevamo già. Però perché si è abbassata l'acidità? No, il gioco non prende click ogni tanto, è vero. Ah, perché deve avere gradazione alcolica 10%. Io invece l'avevo aumentato perché... Non mi ricordo perché. Vedi. Ho sbagliato. Ho portato sfiga al nome. Come facciamo? O che stemmo? E via. Abbiamo finito il Barbera 1. Quanto ce n'è? Uno? Boh. Mamma mia, qua... Che inculata il barbera top, guarda. Guarda là. Cioè, il barbera top è peggio del barbera 1, solo che ha più corpo. Perché ho aumentato l'alcolicità per aumentare il corpo, vero? Ah, lo togliamo dalla lista, dai. Stai cercando Emma, fatti i cazzi tuoi. Allora, principe. Dai che piace. Vinifica grappoli. Mettiamolo, vabbè, tanto nella stessa vasca. Anzi, non nell'altra, così non devo per forza star lì a ripulirla subito. Pigiatura, vendemmia. Ci stanno entrambe. Perfetto. Via. Non ne ho prodotto così tanto. Non così tanto da giustificare la perdita, purtroppo. Infatti, vedi, Barbera top va via 13 euro. Anche se qui vedo un bel 14. Dai. Barbera top è stato un flop. Ok. Come deve essere lo Chardonnay? Non lo so, aspetta. Cosa sei sta roba? No. Oh madonna. Sì, volete scrivere più piccolo? Chardonnay. Me lo dice su dati vino? Non lo so. Non ne ho la minima idea. Carino perché devi farti la tua esperienza. Sì, è vero, perché effettivamente nel diario poi segna come è andato, come non è andato. Cosa facciamo? Restiamo così? Dai, ditemi voi lo Chardonnay come deve essere. Se con più corpo o più tannino. Vediamo se ci avete qualcosa... La I in alto? Effettivamente c'è una I in alto, però mi sa che mi spiega solo il processo. Infatti. Tannino 3, corpo 2. A caso? Quindi quello base. Sulla linea di immagine... Ah, di qua dite. Aspetta. Dolcezza...
Cioè, non lo so che cos'è questo che sto vedendo. Mi dice tannino 2, dolcezza 3. Dolcezza 5, scusatemi. No, è quello che c'è di base. Le info sono quelle base. Facendo questa lavorazione mi aumenta di 1 e di 2 quello. Non mi dice niente. Non me lo consiglia le cose del vino. Non mi dice un cazzo. Ammetto di non intendermi, ma non me ne intendo. Tannino tantissimo. Ma sì, andiamo così, con un buon corpo e un buon tannino, poi vediamo. Lei vuole un 70 e minimo 3 di acidità, niente di che. Il nebbiolo. Cazzo è che vuole questa qua? Non so. Lui vuole un Barbera. Mi compra la stessa cifra, sia il, anzi, il top me lo valuta di più, il top. Ti infilo nel culo il top, allora, che vale meno. Tiè. Che inculata che ti sei preso, amico mio. Lui vuole un bianco e ti inculi, vecchio. Ti inculi, assolutamente. Perché mi propone il Barbera top? Ah, al minimo 80. No, minimo 80 e 73. Ah, perché non ne ho abbastanza di... Perché ne vuole 200. Vabbè, non ce li ho. Via. Fa tutto il nome del top. Ciao Agatha, arrivederci. Allora, vabbè. No, ok, questo qui. Cazzo, abbiamo finito anche il Barbera a 1,5. Ammazza. Va, ruba. Sono contento. Pigiatura. Pipipiripipipipiripi. No. No, non me ne dimentico gli ordini. Sono rimasti solo 28. 1,5. Eccolo qua. Tutti finiti i 28. Lei un top me lo spara a 15. Lui è a 16. Guarda che basta chiamarlo top e la gente spende cifre, perché è inferiore all'altro. Ma mi pare che mi stiano dando gli stessi soldi. Fermentazione, di che cosa? È lo Chardonnay questo. E andiamo di Chardonnay. È boh. Lo Chardonnay deve... Ecco, questo forse lo riusciamo a trovare online. Lo Chardonnay va più o meno alcolico? Lo Chardonnay dovrebbe essere dolce però. Aspetta, così me ne perde tanto di dolcezza. Già così mi perde 3 di dolcezza lo Chardonnay. Quindi lo direi così, lo direi così. Poi breve. No, mi continua a perdere dolcezza, quindi inculati. Posto così. Massimi esperti ormai. Ciao Sofì. Ciao. Allora, fermi un attimo, che qua adesso c'è il momento Tetris un po' delicato, che non so dove cazzo mettere le robe. No, niente, uno mi avanza per sempre, per sempre, per forza. Sì, perché mi fa così, e questo me ne servono 4. Mi servono queste due strisce da 4. Che sfiga, oh. Sì. Ah no, aspetta. No, perché è dall'altra parte il tetramino. Che inculata, guarda. Niente. Compri il punto vendita. Hai ragione. Ok, il punto vendita era qua, no? Nel magazzino. Perfetto, quella.
E com'è che funziona? Cioè c'è il punto vendita dentro il magazzino e poi... Ah, lo devo mettere in ordine. Vabbè, ci sta, a posto. Boh. E adesso ho 5 nuovi ordini. Però li devo fare io lo stesso. E il punto vendita? Non ho idea. Attira più clienti, non mi pare, ne avevo meno. Non lo so. Imbottigliamento dello Chardonnay. No, prima vorrei fare la fermentazione di quell'altro, del Barbera. Ok, Barbera deve essere, come stavamo dicendo, dolcezza 2 dovrebbe avere. Dov'è che ce l'avevamo nel menu? Aspetta. Però qui non parla di coso. Niente, deve avere acidità al massimo e tipicità al massimo. Acidità è quello, però se lo aumento non diminuisce l'acidità. Boh. Cioè io farei così. L'acidità comunque me la dà da prima. Dolcezza 2, certo. Però i due di acidità che mi mancano, non so dove li ho persi. In ordine c'è uno spunto, adesso vado a vedere. Gestione automatica ordini, sì. Clienti privati. Ah, privati, ristoranti, tutti. No, clienti privati, ok, perfetto. Ottimo. Così adesso si dovrebbe arrangiare. Questo qua non mi sta. Non mi sta, non mi sta, non mi sta. Bottiglia... Oh. Come design salvati? Crea. Chardonnay, lasciamo la bottiglia bianca. Il silicone, no, ne andiamo di vetro. Chardonnay One. Bello, one. Ma ammazza, quante bottiglie! Facciamolo così, lo chardonnay. Orco can? Come aumenta la... Perché? Per la ma cosa cambia la forma? Cioè, ha senso cambiare la forma? Per ulteriori bottiglie, ma in generale, secondo voi? Fermo un attimo. Magazzino. Ne abbiamo 1000. No, ci siamo. Siamo tranquilli, scusa, 1003. 1.300, quanti me ne dava qua? 3.000. Forse ne potevo fare di più, sì. Chardonnay One. Ma sì, ma crepi l'avarizia, scusa. Facciamo la bottiglia così. Vediamo un po' come viene, no? Silicone col cazzo, gli mettiamo il tappetto in vetro. No, professionisti del settore. Adesso vediamo di allargare il magazzino, sì. Vediamo se si può fare. Un gabbione in più ci serve. 1000 euro non ce li ho. Domani dovremmo averli. Ok, 5-9 ordini già fatti. L'indomani ancora. In teoria dovrebbe rimanere del mosto se non imbottigliamo tutto. Adesso vediamo comunque. Vediamo di... Ecco qua. E beh?
È una roba che veramente odio tantissimo. Posso venderlo? Siamo in rosso. Ma perché? Perché deve essere una merda? Sulle info c'era, no, vendita, ecco qua. A 500, quindi ci rimetto. No, non voglio, me lo tengo. Che merda sta roba qua. Ancora? Questo qua facciamo, vai. Chandonnay One, sì, è sempre quello. Boh. Pressa del Barbera. Tannino, no, il tannino non ci deve essere, deve rimanere a 2 il tannino. Sì, mi ricordo. Ah, degustazione. Odio tantissimo quando succede, purtroppo succede spesso in questi giochi. Muffinic, buonasera signor Gatto, deduco che stasera offre lei. Assolutamente sì, grazie mille. Venuto poi acquistare le carte per effettuare trattamenti per le malattie. Sì, l'abbiamo già fatto tutto. Ciao. Hello stranger. No. Chardonnay. Come? Perché giustamente non sapevamo come si fa. E vabbè, facciamo un'altra degustazione, che tanto sarà uguale, immagino. E un altro imbottigliamento. Lo faccio con il minimo indispensabile dei guadagni qua. €300 il diserbo. Prossimo turno. Ma gli ordini si arrangiano, no? Ok, perfetto, sì. Più corpo lo Chardonnay. Il nome? Non l'ho scritto il nome. È uguale a quello di prima. Eh no, ah, questo era? Eccolo qua. Ah no, questo qui è Chardonnay sempre, ho sbagliato proprio. È sempre Chardonnay One. Avevo proprio sbagliato. Ho sbagliato, scusatemi. Boh. Macchinari si usano durante il loro utilizzo, possono sporcarsi e rompere, puoi pulire e ripararli nell'edificio. Questo è un buon modo per dirmi che il torchio a vite verticale si è rotto. E dovremo ripararlo. Porca puttana. Allora, €500. Ma non abbiamo spazio per farlo. 66 di nuovo. Vabbè, giustamente, è uguale. Non mi sta né uno né l'altro. Sono veramente contento, eh. Proprio contento. Imbottigliamo un po' di Barbera a sto punto. Barbera, giusto? Sì, quindi questo. Ok. Degustazione di Chardonnay. Ma sì, ma è sempre quello poi. Ah no, non si può lavorare con la pioggia. Sta iniziando a diventare faticosa la cosa. Archie dice: signor Gatto, 39 mesi, come passa il tempo quando ci si diverte. Grazie mille per la compagnia di tutti i giorni. Grazie mille anche a lei. Ok, allora. Sì. Una merda è, una merda resta. Ho capito. Riparazione. Vediamo se riesco a infilarlo qui. Perfetto. Pulizia, oh, ci tocca. La pulizia non abbiamo tanta fretta, però è per l'imbottigliamento la pulizia. E allora forse sì, ci tocca. Questo non ci sta, è a posto, andiamo avanti così. Dai, un po' meglio questo Barbera top, punto di domanda. Si è rotto l'imbottigliamento? Ecco, tipo questo. Ma perché devo entrare qua a controllare? No, l'imbottigliamento è a posto, l'ho pulito.
No, no, è tutto, tutto regolare. Ma perché? Scusa, imbottigliatrice. Necessità per effettuare... Sì, no, ok, l'ho pulita. Però ce l'ho ancora. No, queste qui sono le azioni di imbottigliamento. Diserbiamo. Imbottigliamento non mi sta. Vorrei acquistare 10 bottiglie di Barbera Top. Barbera Top. Questo è il Barbera Top. Beh, dai, stiamo andando bene, devo dire. Ah, sì, è buggato. Quando si è rotto, l'ho riparato contemporaneamente, ok. Chardonnay. Ne facciamo un po' meno. Ne facciamo 6 in meno. Ma perché lascia lo stesso nome? Ma che stronzata! Com'era Barbera? Non sto capendo più niente. Era Barbera quello, però era, era bianco, era... Com'è possibile che è venuto di un colore diverso? Scusami. Barbera Top, ecco qua. Ma infatti non me l'ha, non me l'ha fatto, come dicevo. Ah, perché non l'ho ancora fatto, non l'ho ancora imbottigliato. Imbottigliamento, ecco qua. No, guarda, Chardobo è il nome. Ma che bottiglia, che cosa c'è dentro? Non lo so. È un Barbera? Non so che cosa... No, è lo Chardonnay, ragazzi. Questo qui è Chardonnay, guarda, è coso, è bianco. E quindi questa ci va. Boh. Sì, però, che confusione. Ma anche se prendo la bottiglia sbagliata, mi devi dire che cazzo ci va dentro. Adesso niente, mi mancava una transazione per il cashback. Va bene, grazie. Funziona anche per questo? Anche secondo me, Gabriel. Vabbè. Che vuole? Questo magari è importante. Quella notte. Come le lettere di dimissioni. Oddio, cosa mi sono perso nella trama. Oh. Chissà che cos'è successo. Quale intrigo da soap opera ci siamo perduti. Ammetto anche che mi frega poco. Via, ok. Chardonnay 66. Ok, però me l'ha detto, scusami, lo Chardonnay. No, niente, volevo la tipicità al top. Grazie al cazzo che volevo la tipicità al top. Ma devo proprio andare random. Minchia, bello però. Bello. Chardonnay 1 è questo, eh. Quindi Chardonnay e va su sta bottiglia qua. Il colore è quello, ci siamo. Stiamo andando bene, credo. Vinifica i grappoli. Questo è occupato. No, scusami, questo qui è sempre Chardonnay. Ok. Attenzione, è necessaria almeno una vasca disponibile a termine da vendemmia. In caso contrario non si potrà produrre vino. Vabbè. Perché me l'ha detto? Ce l'abbiamo, no? Eccole qua. Due. Chardonnay. Top. Top. Top.
Pipocchio, 5 mesi, grazie mille. Però è un po' una cazzata che mi fa la degustazione per ogni bottiglia, anche se la bottiglia usa proprio lo stesso vino. Niente, non ho spazio. In una c'è ancora del vino. Sì, perché dobbiamo finire di imbottigliare. Ottimo. Però nessuna vasca disponibile. Come faccio? Indietro. Cioè, no, ormai ho cliccato e sono legato mani e piedi? Cioè, non posso fare niente. O lo vendo o no. No, me l'ha perso. Dove è finito? Che fine ha fatto? Aggiungo la vasca e quindi? L'ho comprata. L'ha venduto direttamente. Senza opzioni. Ma sì, ormai non so più che cazzo è sta roba. Dai, tiè. Qui non sappiamo su dove orientarci, quindi direi di stare così. Stiamo sulla media. Prima come l'abbiamo fatto? È che è una cazzata che se io premo X mi toglie tutto il menu e sottomenu. Allora, Chardonnay. Prima abbiamo fatto tannino a 4, corpo 3 e dolcezza 2. Quindi la dolcezza 2 non va bene. Dolcezza di più, facciamo più dolce. Proviamo ad aumentare tutto e vediamo un po' come viene. Degustazione. Drake, 41 mesi, grazie. Boh. Degustazione. È sempre lo stesso vino. Prove. Che troiata la cosa lì del mosto, guarda. Mi girano proprio le balle. Allora, il Barbera. Il Barbera va addolcito. Però l'acidità niente, non riusciamo proprio a rialzarla. Chardonnay, provo a lasciarlo così dolce, dolcissimo. No, quello me lo abbassa e quindi... no, me lo perde proprio per forza la dolcezza. Cazzo. Forse perché devo comprare dei potenziamenti. Queste cose qua. Se alzo la gradazione alcolica, come hai visto, non cambiava. Chardonnay. No. Mio. Ho sbagliato tutto. Abbiamo provato prima a farlo equilibrato. Non siamo andati distante. Mica se siamo in costante perdita comunque, Cioè le cifre sono al limite. Vediamo com'è andato. Corpo 2, il tannino deve rimanere lì. Il tannino deve rimanere lì e quindi niente. Vediamo com'è andato. Non è piaciuto neanche questo Chardonnay. Non so più che fare. Sì, lo zucchero si trasforma in alcol.
La dolcezza giustamente si perde. Speravo meglio. Si è rotta l'imbottigliatrice? Anche qua, sti avvisi, si è rotta l'imbottigliatrice. Non esce bene, è scomoda sta cosa. I menu andrebbero un attimino rivisti. Oh, esci? Mazza. Perché giustamente il gioco è molto bello, perché ti insegna, guarda che non farai giusto al primo colpo, quindi quando sbagli tu perdi tempo e soldi e un sacco di vino che venderai a poco. Però porca di una miseria se... diventa una pigna in culo. Massimo esperto. Ok. Abbiamo finito il barbera top. No. Ah no, che okay, solo al massimo sempre 5 ne possiamo vendere, niente. Una pressa migliore. Non me la posso permettere, ragazzi. Devo riparare l'imbottigliatrice, costa 3.000. Guardate, io sono perennemente senza soldi. Di vini non ne capisco, ma di Tetris. Cosa è successo? 100 giorni è la durata del ciclo vitale di una foglia di vite. Testimone silenzioso dell'Eterno, non ho finito. Ho fallito? Ah, ho finito la storia. Io pensavo che... Oh no! Il gioco dura letteralmente 100 giorni. Se sapevo che durava così poco avrei letto anche i dialoghi. Scusatemi, avevo voglia di giocare e giocare. Non pensavo durasse così poco. Cioè, in realtà pensavo che c'erano i dialoghi così ogni tanto e poi il succo del gioco fosse fare il vino più buono. Ci fosse l'obiettivo di raggiungere il top del vino. A malapena ho imparato a giocare... Boh. Strana anche questa cosa qua. Adesso vediamo cosa ci dice. Ma siamo arrivati nel 2026. Come 100 giorni? Effettivamente hai ragione anche tu. Eh no, ma continua quindi. Ah, ok, posto. Vado. Poi vabbè, ci sarà il diario che ci racconta. Mamma mia. Storia. Bello tutto quanto, il diario con le cose scritte. Quindi lo stronzone ha fatto la figura di merda. Bene. Sono contento. Boh. Quello era un barbera. No. Oppure no, dai. Era con l'H? Ah, sì, si vocifera anche che Bloodborne arrivi per PS5 e PC. Boh. No. Ah no, è la comica Anna Maria Barbera. Mi stavo confondendo tra Anna Barbera e Anna Maria... Anna Maria Barbera è una comica, ma io mica me la ricordo. Ammetto, Anna Barbera, che... che sono quelli dei cartoni animati. Andrebbe lei commerciale, posso mettergliela? Sì. Era sconsolata di Zelig. Ah, ecco chi era.
Su Wikipedia non c'era la sua foto, quindi non l'ho riconosciuta. Serve un'altra imbottigliatrice, no, a Gemo, quindi il prossimo giorno. Boom. Chardonnay. Per me ci stiamo, dai. Un 81%. Vediamo invece lo Chanel, come va. Cos'è questo? Chanel, sempre Chanel, allora andiamo di Chanel. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Questo non ci sta. Questo sì. E questo sì. La, la descrizione della degustazione per il bianco? Così? Cosa di diverso? Prodottino dell'enoteca di lusso. Solo il top, ragazzi. Grazie Mareo Terezzo. Buonasera gatto, tra lavoro e altro non sto riuscendo a seguirla, ma la sub è sempre la sub. Buona domenica, le si vuole bene. Grazie mille. Tanto tra 10 minuti dobbiamo staccare. C'è da dire che il tempo è volato. Più corpo. Ha bisogno di più corpo. Ma come faccio a farglielo avere? Quello è il problema. È impossibile. Che poi ci sta facendo sempre gli assaggi, perché facciamo 200 bottiglie a botta, perché non possiamo permettercene di più. Fatti i cazzi tuoi, cu. Più corpo, meno riesco a fargli, più corpo. A me fa super ridere che i nomi dei campi siano cose completamente randomiche, porca vacca. Anche nella vita vera è così. Ma come si chiama? Mareo Rezzo. È cribbio anche lui. È un nome incredibile. Non hai visto i nomi dei tori? E anche quelli non scherzano. Di mercato dello Chardonnay. Durata toni prevista 10. I clienti sembrano preferire lo Chardonnay in questo periodo. Puoi vendere vini Chardonnay ad un prezzo maggiore. Questa è una roba molto figa, anche l'andamento di mercato. Non ha tantissimo, si è rotto l'imbottigliatore. Ha tantissime idee bellissime, però insomma, va perfezionato, soprattutto lato menu. Mi confermate se è in accesso anticipato o se è uscito, per favore? Questo qua va tenuto così. Acidità top, però attenzione, buono. È uscito. Perché mi pareva di aver visto che stavano facendo tanti aggiornamenti, anche se è già uscito. Cazzo, mi sono perso l'inverno e quindi non ho potuto coltivare. Bella figata, cioè bella inculata per me, però figata perché il gioco è corretto. Questo non posso fare perché, cosa c'è scritto? Meteo non adatto perché nevica, giustamente.
Sto imbottigliando col nome sbagliato? Clienti speciali, hai ragione, da un po' che non li guardiamo. Vedi, questo è, coso è sporco. Pulizia. Non me l'ha data la pulizia, perché? Scusami. Perché devo cliccare 100 volte. Sta cosa del cliccare 200 volte è una roba che veramente odio. Ordini speciali. Ok, a lei può andare bene questo. Basta, finiti gli ordini speciali. Barbera. Un po' di vini è come... No, ma li sta vendendo automaticamente i vini, ragazzi. Adesso però dobbiamo anche metterci a fare questo lavoro qua, per forza. Se no non coltiviamo mai più. Più che altro diventa un po' meccanico ad una certa e guadagnare soldi inizia a diventare un po' tosta. Sto guadagnando poco, è vero. Forse devo dirgli di vendere anche a privati, a tutti. Proviamo a mettere vendita a tutti, vediamo il gioco come si comporta. Oh, però questo è... No, non posso andare di quantità, ragazzi, perché poi dopo non mi sta più niente. No. Sono uguali le L, non c'è un L che vada verso l'altra parte? Che va così, una L che va così. A cui pare che veramente delle volte. Come faccio a abilitare le vendite online? Non c'ho soldi. Ma ne barbera è un successone. Eh sì, l'ha detto che lo chardonnay andava bene. No, non è vero che non era l'anne barbera lo chardonnay. Se faccio così e mi inculo uguale, non cambia niente. Ah no, però al prossimo turno posso mettere questo. I vini barbera. Dai, adesso sì che il barbera spacca. No, no, no. Diventa un po' troppo meccanico una certa. Ha questo difetto. Si è rotta l'imbottigliatrice. Diventa solo un continua a cliccare, continua a fare, continua a... Però l'idea di base mi piace molto, molto, molto. No, mi culo sempre comunque. Quello che scegli sono solo dei presetti design, non di tipo di vino. Di che parli? Della bottiglia? La bottiglia sono i design che ho fatto io. Vabbè, mi fermo. Devo dire comunque che mentirei se vi dicessi che mi ha fatto cagare. Ha dei problemi di menu. Però adesso vedo se gli sviluppatori hanno fatto altro. Però secondo me è un ottimissimo inizio. Ma un ottimissimo. Ne parlano bene. Sono contento. Hanno fatto questo e altri due giochi che però non sono assolutamente il mio genere. Stile puzzle sembrerebbe. Boh, secondo me bene, bene, stanno andando bene, non male. Adesso vediamo, Salvo, forse martedì. È stato molto che tra l'altro 3 ore sono volatissime, Non ho salvato meno, vabbè, avrà salvato il coso. 2 minuti fanno vedere Sea of Thieves con Jack,
Oggi lo fanno la presentazione. Cazzo, fatemi vedere. Dov'è che su YouTube di Sea of Thieves? Cazzo, Pirate Showcase, vediamo se c'è. Che Sea of Thieves Song, ho sbagliato. Sea of Thieves da Xbox, magari vanno in pre-live. No, da Xbox niente. Da GameSpot, io lo guarderei magari. Paura. 4 minuti. Che dite, lo sbirciamo? Siamo qua. Da GameSpot, non so. Spero non ci sia un commento sotto. Se no, se cerco Sea of Thieves mi trova solo loro, tra l'altro. Sea of Thieves. Non c'è playlist filmato dal vivo, ecco qua, vediamo. Metto il filtrino dal vivo. No, GameSpot, Xbox Mexico. Cioè, tutte le Xbox, a parte Xbox internazionale. Magari c'è Xbox Italia, vediamo. Aspettate un attimo. Vediamo da Xbox Italia. E neanche Xbox Italia in live. Strano. Che paura. Ah, da Twitch. Cercavo YouTube perché la qualità era un po' meglio. Vediamo. Xbox, Sea of Thieves. Vediamo un po'. Chrome. Ok, come siamo ad audio? Pam. Vabbè, è bassa la musica, ma va bene così. Faccio anche una storia al volo. Mi ricordavo che era oggi, ma non ricordavo che ora. E così, all'improvviso, seguiamo anche la live di Sea of Thieves. Swipe in su. Ecco qui. Mi ricordavo che era oggi. Non mi ricordavo proprio l'ora. Riesco a fare la pipì? 30 secondi sono pochi, effettivamente. Meglio di no. Si riempie il cerchio con Jack Sparrow? Sì. Cioè, metto 10, non si sa mai. Me la tengo, dai. Tanto quanto durerà. Alzo un pelo. Mi spacca le orecchie. Crude humor. Cos'è il crude humor? Battute sulla morte. Ma no, quello del Black. Nuove canzoni, io sono contento, An ill wind blows from beyond the horizon. A new danger is coming on the tides. And the one who might stop. Sta cosa che si va sott'acqua e c'è roba sott'acqua, io sono contentissimo. Che c'era anche in un dungeon. Spero che ne mettano di più.
You must start by saving the life of one. Vabbè, ma questo è il trailer già visto. Vabbè, mentre lo fanno vedere, piscio al volo, magari dopo fanno vedere altro dopo il trailer. Didn't realize we had company. Captain Jack Sparrow. But I suspect you already knew that. Because of the treasure Jack stole, a darkness followed him here. And if it's not stopped, this world will sink into shadow. This sea holds many secrets. Ah, a new body at last. All I can do is show you the way. From what I hear of this so-called Sea of Thieves, it's nothing but cursed crews, bloodthirsty mermaids. C'è lo stesso trailer comunque, uguale uguale. Ah, yes. And now one Davy Jones. Sparrow! Well, I believe that now is the perfect time to use these cannons. A world without the attack. E teniamo che Prisho Case, adesso vediamo. It's a world that refuses to face the truth. Nothing lasts forever. Destroy them! Dai, dai, martedì sera, ragazzi, iniziamo questa bella avventura. There's a second one of those. The Sea of Thieves, eh? Bring me that horizon. Che bello, non vedo l'ora. Doctor, 11 mesi, grazie mille. Hey everyone, welcome to the Sea of Thieves at Pirate's Ciao, Light Joe. Showcase. We are so excited and proud to give you a glimpse into how we brought Jack Sparrow into our world, an early look at some of those first couple of tales, as well as some behind the scenes interviews with members of the development team, just to show you how amazing it's been to work on this and how excited everyone is to have had this opportunity. And Sea of Thieves has never been in a better place. We've had over 20 million people play. We've been adding content for over 3 years. So whether you've been on that journey with us or you're new to the adventure and this is the first time you're experiencing Sea of Thieves, there's never been a better time to play it. We're just really excited. Anyway, let's get on with the show. È un'espansione gratuita. As part of expanding our game, the boundaries of the world and the types of experiences you can have, we're bringing Sea of Thieves: A Pirate's Life. This features 5 tall tales that tell this epic, original story where you get to crew up with Captain Jack Sparrow and go on an adventure to save the pirate's life in the Sea of Thieves. So the idea is that Captain Jack Sparrow has stolen the greatest pirate treasure of all time, a golden key to other lands. It possesses true freedom. Jack has used this treasure to cross his precious horizon and he's found the pirate world of Sea of Thieves. Ah, figo! C'è proprio un portalone. Following in his wake, che avrà l'istanza, immagino. And Davy Jones has also discovered this pirate. Grazie a Jobby, grande gatto, sei un vero pirata, modestamente lo nacqui. He has no dominion. Non ci sono i sottotitoli, purtroppo. And he doesn't control the pirates. Perché non sia partita Xbox Italia, adesso guardo. Return back from the land of the dead. And this threatens the pirate's life in the Sea of Thieves. And as part of this story, you get to work with Captain Jack to save the pirate's life. Well, I believe that now is the perfect time to use these cannons. No. So a big part of the story of Sea of Thieves: A Pirate's Life is giving players the chance to see brand new locations for the very first time, exploring the supernatural realm of the Sea of the Damned and also the underwater world of the Sunken Kingdom. So part of these new adventures is encountering new creatures in the Sea of Thieves world. Molto figa, creatures like qua. Sirens, they're all around you and engage you in new ways. Phantom pirates that have been abandoned in the Sea of the Damned. There's also ocean crawlers, crustacean-like creatures credo sì che ci saranno that le cinematiche. Work together as a crew. We're also introducing new mechanics, like the Trident of Dark Tides. You can
Mi fa vedere il gameplay di questo. Tales, but also use it to engage with content that's already there in Sea of Thieves, like taking it to a fort or engaging other ships with this new tool. I don't suppose by chance. Ma quanto P, scusa? So each tall tale brings with it a set of rewards that are themed to that tale. There's also Pirates of the Caribbean themed content within Air Pirate Emporium. So we love the idea of players being able to cosplay. No, le gesture, che palle. Io faccio così. To have adventures and have the prison dock with the keys in his mouth as a pet that you can have in the world. And also being able to deck out your ship in new cosmetics that feel like they're inspired by the legend of those iconic ships from the Pirates of the Caribbean universe. You can have the ship set that feels like it's been inspired by the legend che of those bello. Ships coming to the Sea of Thieves world. Really sì, ma quell'arma lì sarà molto limitata, per forza. Using these new ways to express themselves. No, non credo che prenderò il vestito di Jack. Non mi interessa. So I'll never forget that first meeting. Forse la giacca. That we had with Disney. I think we waited till we were around the corner, but then we were literally like arms over each other's shoulders, like kind of like we're going to do something special here. This is going to be amazing. For this parla veloce. Story, we were excited to work with Rare as they are genuine fans of this. Ma Luigi, Luigi Priore, era italiano. Standing kind of the first moment alone, looking into the mirror and it's ever so weird, almost talking to myself of did that just happen? With Rare, we immediately knew we had found a sapete team che that ci was sono up stato to the qua? Challenge of taking what fans love about Pirates of the Caribbean sì. From the theme park attraction and the films and building something new. Cioè, è tutto nato da lì, dall'attrazione a Disney. And the kind of the fantastical nature of it and everything. And I think they saw it. Like a kindred spirit, I guess. We started by just having fun, imagining the possibilities and pushing each other in new directions. And I think one of the amazing moments has been sharing that first initial creative pitch for where we could potentially take the story with the team and seeing that passion and how inspired that the team was to now it's a reality. Molto figo. Sì, non mi interessano i bozzetti, però. Belli, per carità, però. Volevo vedere qualcosina di gameplay in più. It was authentic to Pirates of the Caribbean while staying true to the Sea of Thieves. Everything from the original design documents to the visual treatments to what fans are going to experience when they get to play this. We got to kind of go on all the rides. We got to go on Pirates of the Caribbean twice in a row, which was just so cool for me to see some of the images from Mike's kind of creative proposal, which showed actually how not just the films were going to be a focal point of this collaboration, but also the ride. I've been working with Disney per due. No, è lui che la felpetta gialla che ha coming to Disneyland my entire life. I've probably been on this ride hundreds, maybe thousands of times. It's my favorite ride. This idea that we could put this creative twist on che bello! That maybe you've seen on the Pirates of the Caribbean. No, bellissima questa cosa. Director's cut of the attraction experience. You feel like you're right there in that town or in that grotto. Even no. Audio, really trying to give you those really powerful, bellissimo, magical moments where you get these awesome callbacks. Che figo! Secondo me la canzone, quella che facevano sentire prima dei Pirati dei Caraibi, te la fanno fare con lo strumento. Kind of example of the freedom of the pirate's life, the being the pirate you want to be, of humor, of a really great range of kind of characters and legendary characters as well. And when we looked at Sea of Thieves, we wanted to take a lot of that into our game. We knew we had to find a strong narrative and clear character motivation to bring Jack Sparrow into this world. Freedom means everything to Jack, which makes the Sea of Thieves a perfect fit. But his unpredictable actions make him a great character to spark the adventure. Jack Sparrow talks so much about the freedom of the pirate's life and the freedom to have your adventures. So the idea that he would want to be spero che aggiungano più cose well, così nell'intero gioco proprio. Distruzione really cose. Idea. The first time Jack kind of interacts with the ferryman, who is a character from our world, like on the ferry of the damned, ooh. And they're kind of bantering back and forth, and Jack in the way that he is and his character and the humor. For me, that moment, I was like, wow. That's Captain Jack Sparrow, mate. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy and very grumpy, so we'll just be on our way. The story that we've created in Sea of Thieves, A Pirate's Life, now it's really come from the heart. Now we've really tried to tap into not only some of the feeling of the iconic set pieces that you see in the movies, but really the deeper meaning of what it means to be a pirate and what guarda the enduring kind of appeal of pirates is.
the first moment you see, c'è molta passione da parte di Irene, characters from our world, characters from their world talking, it's like a magic moment, and again it just fits. Nothing we can do can undersell how cool this update is going to be. Rare has a genuine love of the franchise and the characters, the worlds and the stories, and they understand what. Io ho paura che Jack si bagherà come la merda in giro per la nave. Comunque they bring that ho questa preoccupazione every conversation qui. We have, and you're going to see it in the game when you get to play. Che si incastra in giro. We had these core characters and assets that people already knew and loved, and our job was to visualize them into the Sea of Thieves and make them feel like they're part of our world. Making sure it's an engaging challenge and adventure for our existing players, but also something that we hope a lot of new players and people new to Sea of Thieves are going to come in and really enjoy it and want to get all the way through. My favorite bit about that is the challenge that you then put on yourself. Can we bring these really well-known characters into Sea of Thieves in a way that still feels che bello, natural, con la testa that che still parla. Feels playful, and still gives players those kind of shared experience moments that we've always wanted them to feel. Ma le avventure sono state proprio bellissime. Se aggiungono altre cose come quella, ma a tema particolare, è fatta. Some players feel more comfortable playing. Comunque veramente appena parto con la casa nuova il mutuo, io queste magliette me le compro tutte. Spendo tutti i miei soldi. We actually got one of the stunt doubles from one of the Pirates of the Caribbean movies to come to the studio, full makeup, full costume, and get to act out some of these major moments in their story. And just that encyclopedia of knowledge that così. This wonderful actor had really helped bring Jack to life, right down to the mannerisms, the facial expressions, the way he says questo è il capture words, how he carries himself. Da pochi soldi, Jack insomma, right, fanno i video prima la Mortal Kombat. All of the characters that you see are part of this story are either our own team, I even acted out one of the scenes myself, it was a lot of fun, or it's Jack Sparrow, the stunt double, acting out some of these scenes to ensure that it really feels like that character. If we can get him right, and if we can develop the pipeline for him, then hopefully it will go much, much easier for all the other characters. He can fight against Davy Jones's ghost martedì, ships, ragazzi. As well as the siren statues. He'll tell you when your resources are running low, and you can find him around the ship where you can go and take selfies with him. We had to make tools and allow Depp, the animation, the content teams, the audio team to give you that cinematic experience. So there's a lot of different ways that we can do it, but the main thing is that hai we just visto make il piedino? Constantly like exciting point tutto here. Tutto gratuito, sì, grazie a Tsundere per i 38 mesi. Feel like they're making progress. So we use contrasting color, which goes against the palette of the rest of the environment, just to highlight key areas of interest and gently guide players. We'll dress doorways, we'll use assets. Spero che non sia solo limitato però alla storia qua di Jack. Guide the player's eyes to their objective. And there's also kind of cheekier ways motivi per visitarlo. Whereby a player can drop down into an area that they then can't si può già dire, Teo? To go back on themselves. As with all of our Tall Tales, players have a quest book in their inventory when they start the Tall Tale, which will always give them guidance on where they should be going and what they should be doing. So we have 5 quest books, and well, this is essentially one book where the castaway writes down the story. And there are also checkpoints at various points along the Tall Tale. So if you do complete part of it and then for whatever reason you want to come back to it in a later session, there's a checkpoint to allow you to pick up your adventure just where you left off. We've been able to do it in a really authentic way, paying homage to the Pirates of the Caribbean IP, what it feels like to be a Sea of Thieves player in the really physical, playful world that we've built, and also paying homage to the Disneyland ride and Parking General, which have inspired a ton of the design team, I know, and probably much wider around Rare in terms of the level design and the way you move through an environment. Oh, questo è interessante. So the Tunnels of the Damned is this area that connects the Sea of Thieves' main world to the Sea of Damned. La zona so con le barchette. It gives you the ability to move from the main world to wherever you want to go. Only that crew is inside that new world, which means that we have a lot more levers as creators to make sure that their experience is unharmed era by the players and all the kind of cinematic beats of when we want things to happen all work and play out exactly as we want them to. Grazie, so Claudia, it has buonasera. The possibility for us to link the Sea of Thieves world with whatever we want. Sì, sì. My favorite part
has been working together with a team on developing the sirens, and I absolutely love how the team Kraken put them together because they are elegant. They are like shadows in the dark that come to hunt you, but then when they get in your face, they're like super creepy. Questi devo dire che fanno un po' cagare invece come si muovono. Is that when you destroy them, they do this incredible destruction effect. It's like nothing you've seen in Sea of Thieves before ever. So you get this huge sense of achievement when you're doing it. It feels like the new worlds that we've put in, the Sunken Kingdom and the Sea of the Damned both, they are so cinematic. The way we approach this, we learned a lot from how movies like Pirates of the Caribbean do their framing and everything, that sort of grandiose feeling you get in the movies. We wanted to bring that to the game. When we started developing the visual aspect, io mi sa che Rivoluzione LOL lo inizio una di queste sere. We started thinking of very small objects, even things like flora and the sky and the sea. What would this look like? I was quite taking a look at Spanish. Questo comunque credo sia catturato su Xbox perché mancano molti dettagli. Arches. We had the terracotta tiles and brickwork. Spero perché su PC io di dettagli di solito ne ho un po' di più. Quella zona è tutta a bassa risoluzione. We actually found creatively that we pushed our art style outside of our own boundaries, and it's really cool because going forward we found that there's things in the Sea of Thieves now da dove that è uscito Jack before. Dal muro? This world is mainly a limbo constitute of memories of pirates, of buildings, of their ships, of their adventures. It's a memory of what used to be, of what they used to be. And the end result is this magical, beautiful world with like lots of coral and colors, but equally creepy, dangerous, and almost a bit dark. Destroy that! Manuel, pensa agli esami, tanto non scappa, non è una roba che tolgono. Puoi giocarci quando ti pare. So when you dive down from your boat, you actually hear a rendition of Who Shall Not Be Returning, which is a song that Robin wrote in the Seabound Soul update. And it's meant to be that very alluring sound, a siren singing towards you, pulling you into the Sunken Kingdom. Che bello, with cazzo. Places like Pirate's Grotto and Sailor's Grave, we was staying sort of fairly faithful to Yo-Ho, Pirate's Life, the tune. When you sort of get out to Sailor's Grave, we wanted to sort of take something. Ma no, secondo of, me a bit no, more Gabriel. Sort of laid back and a bit more ambient almost with it, but still sort of keep keying off that melody. What we actually anche perché in soldoni do is di quello che devi fare hanno fatto films, vedere poco. Watch the films and try and bring Sea of Thieves into that massive Hollywood score. Ocean Callers, we went for a more woodwind style, which pluckers around every now and then. Sirens, obviously, we went for vocals. Ah, ok, li puoi anche sparare ai tritoni sott'acqua. And with the Phantoms, we actually went for a little bit more synthy, a little bit more ambient, and drones, which sits really nicely underneath everything else. This is a nickel harper, which we use quite a lot in Sea of Thieves. You have these keys that you sort of go chromatically that you use to play the notes. Mm-hmm. Playing with a bow, you can. Quello è un nuovo strumento o semplicemente per la colonna sonora? No, è per la colonna sonora, ok. Sarebbe stato bello, però, insomma. The character that you made that initially was just, you know, an asset name in an Excel sheet is now, when it is placed into the world and then you get the voiceover lines on it and the animation on it and the lighting is correct and the environment. E io ho paura per queste cose un po' scriptate nel mondo di gioco. It's very much a case of that. The result is more than the sum of its parts. And see everything together from the concept to then the model, the environments, the VFX, the animation. It's been an absolute fantastic experience. Really enjoyed it. That moment when you're in the heavy, dark seas and you're in the middle of a battle, you just look to the left and Jack Sparrow is standing next to you. Sì, magari le manca tutte, ti immagini che ti occupa il cannone e spara a caso sto coglione. And it's like nothing I've ever played before. It really is something quite special. In this first tale of the Sea of Thieves, a pirate's life, you get thrust straight into the story, adventuring Jack, into che smira the sea tantissimo. Of the damned. This supernatural realm where pirate dreams and nightmares take on a physical reality.
cui purtroppo ci sono pochissime navi. Sarebbe stato più bello con tante, tante, tante navi. Questo è un limite tecnico del gioco. Haunted grotto caves and the shipwrecked town of Sailor's Grave as you try and find Captain Jack Sparrow. Your story begins at the mysterious castaway, this new character that's come to the Sea of Thieves world and has made camp at all the outposts. And she's the gateway to all of these stories. So the Sea of the Damned is a place where our players have been before in the guise of being aboard the Ferry of the Damned when they die before their return to the land of the living. But in this tale, they get to go into the haunted regions of the Sea of the Damned and explore new locations for themselves. Che bello. Oh, meccaniche nuove! No fear have ye of evil curses, says you. Questa è proprio l'attrazione. Con la narrazione, bellissimo. No, infatti noi ci giocheremo mercoledì mattina, ma martedì sera vedremo gli acquisti, i vestiti e tutte quelle cose lì. Io un giro me lo voglio fare anche martedì. Remnants of the past and these ghostly whispers, seeing all these dark deeds of pirates. Meccaniche nuove, una leva era, non era niente. That be the best way to repel orders. And mark well the words, mateys. Dead men tell no tales. Until eventually you emerge into Sailor's Grave, this shipwrecked town where damned sailors await rescue from the ferrymen. And this is a fully realized location, full of these shipwrecked areas, where there's a tavern, there's a gambling den, lots of lore reveals, lots of secrets to find. So even though players have got the freedom to continue that story on their quest to find Jack Sparrow, there's lots of things to explore within that location, lots of little moments to discover. If you follow the trail, there's also a reveal of a very special ship. There's an awesome Easter egg to find. I won't spoil it, but I think it will really delight our players. Okay, va bene. Ci saranno anche easter egg e robe da vedere. Questo è anche finito. And on this epic journey through this new world, you'll find a way to reignite this huge stone lighthouse, finding a way to summon the Ferry of the Damned. And as part of that journey, you'll eventually find a way to reach Captain Jack Sparrow. I'm Captain Jack Sparrow. Though, since you came here to rescue me, you probably knew that already. Speriamo nei sottotitoli che funzionino. Un altro problema di queste cose. Character in Sailor's Grave, the cursed captain. This is a character you carry in the palm of your hand as he's talking to you, and he gives you a tour of Sailor's Grave. He can help you find some of the secrets in the town, but he also helps you on your quest to reach Captain Jack Sparrow. We've a long journey ahead. And I've yet to find me sea legs. You can play shanties for him, you can leave him behind, you can dance in front of him, and he'll comment on all of your actions. So he's essentially this quintessential pirate captain with all the kind of one-liners and all the references to kind of pirate lore. He brings that to life in Sea of Thieves. Ma cosa succede qua? This takes me back. Cards, dice, pitch the pistol. I don't recommend playing that last one with your loved ones. Big surprises early on in our story is the reveal that not only is Jack Sparrow in our world, but Davy Jones has followed him. You think you're there to release Jack Sparrow from being held captive from the Ferry of the Damned, but it's exactly what Davy Jones wants. So I won't spoil it too much, but Davy Jones shows up right at the start of our story, and you have this awesome cinematic moment with Jack as you defend the ferry. Sì, ma se non ricordo male, l'olandese volante aveva 500 milioni di cannoni davanti, dietro, sotto, sopra. Even from the very first pitch for Sea of Thieves: A Pirate's Life, that moment where you first encounter Jack Sparrow was just one of those electrifying moments where, for the first time, you're seeing this beloved, iconic character in the Sea of Thieves world. For the first time, you get to live your own Pirates of the Caribbean adventure in Sea of Thieves.
So now we're going to take a look at the second tale in the Five Tales of a Pirate's Life. Players are diving deep into the Sunken Kingdom in search of Jack Sparrow's compass, ce la vedere tutti, which was still aboard the Black Pearl when it was attacked. The compass is the key to what players will need to save the Sea of Thieves. Quello è probabile, so Monkey Island, dentro il mondo di Sea of Thieves, perché ormai hanno messo il piede dentro Disney. This is the home and the stronghold of the Sirens. Può essere. Non lo escluderei, insomma, se questa parte nel chip la fanno duratura. Which is a smaller building, but also the Siren Citadel, which is guarded and anche solo qualcosa di cosmetico. Players will also venture inside these Siren. È vecchio Monkey Island, ma molto iconico. Which have been built from coral and also the ruins of pirate ships. Sirens do drag these ships into the citadel using these chains and then break them apart and use them to reinforce their structures and also as methods of traversal, which you'll see throughout the tale as well, for the ocean crawlers that are in service to them. So they really look and feel nothing like you've seen in Sea of Thieves before. Players will come across these siren statues that are harnessing the power of siren song. And by interacting with these statues and causing them to Monkey sing Island in different configurations, players can enact sedi, change using water in the environment. So for example, you may be able to play a rising note of song that causes a giant stone face to open and cascade out into the environment, raising you up and allowing Bello. You to swim to areas that you couldn't get to before. Monkey Island è ispirato alla giostra dei Pirati dei Caraibi. Il film dei Pirati dei Caraibi all'inizio doveva essere quello di Monkey Island. E vedo che continua a rimbalzare riferimenti tra i due universi. Figo, non lo sapevo questo. In order to get that perfect moment where you see the Black Pearl. But of course, even though you're seeing the Black Pearl, it's also a very melancholy moment because it's chained. You know, the ship of freedom and everything that that represents is chained at the bottom of the ocean floor, about to be dragged into this Siren Citadel. No, ma gli enigmi non sono mai impossibili in Sea of Thieves. L'unica roba difficile in Sea of Thieves è vedere le X dei tesori dove cazzo sono in alcune isole. Ecco, non sono d'accordo sul really majestic, ecco, viste le animazioni, però vabbè. And we have a system behind the scenes that allows the sirens to move in a really beautiful way through the 3D environment. There are two types of sirens, the base sirens, they will ma qua secondo voi potremmo respirare sott'acqua oppure dopo un really po' but at the same time they can also back off, they will fire. Perché tosta se devi andare a respirare, eh? The sirens and the ocean crawlers all have this mysterious gem in the center of their chest and grazie Filippo per i 51 mesi. The power of that to create a sphere around them will damage players. Ah beh sì, Gabri, quella è una scena super iconicissima. And then a step up, you also have siren leaders. So these are easily identifiable by the fact that they carry the trident of dark tides, and they will fire this trident at you, and they'll also still come in close and attack you, but they'll do so with the trident. And again, they're able to heal themselves, but their gem is a little bit more powerful. Under quello là. Se siete il personaggio che soffocava, per renderlo più tosto, ci sta. You will find them throughout the tales, but you'll also find them whilst just adventuring on islands in Sea of Thieves. And there are three completely brand new, unique AI enemy types. So you have the crab ocean crawler. So this is the really big. Speriamo che rimangano anche in altre situazioni, non solamente durante questa trama. You have the electric. This ocean crawler will fire electric-based attacks at you. It will dash around lightning fast. It can also, though, cast an electric shield around the other ocean crawlers, meaning that you need to back off, because if you get too close to an electric-shielded ocean crawler, when damage is dealt to them, the lightning will actually change you and anyone muori. Else nearby, and you'll take damage from that. No, Karim. And then we have the hermit who uses solo una, ma sarà legata solo alla trama. Pouring out of its mouth, and if you get too close, no, it will breathe those spores on you and poison you. But it can also burrow into the ground
and these kind of cracks will appear in the ground. When they burst out, they'll do damage. Bello. To you. They can also run and charge you in a really ferocious attack as well. Ce ne sono tre. Dimmene una nuova. The Trident of Dark Tides is a brand new weapon that players will come across as part of their adventures in A Pirate's Life. You can also find it scattered throughout the world of the sea. Quando mai? Perché? giusto. Tirati con l'arco. Altri tipi di armi bianche ci può stare, però l'arco no. One of the challenges to players when they're adventuring underwater is managing that. Una lancia. And we wanted to deliver a way for players to understand that and be able to get their air back so that they can adventure anche for longer. Anche lo scudo non si è mai visto il pirata so con lo scudo. These plants underwater that are really strikingly obvious. They have bubbles emanating from them. All you need to do as a player is find one of these plants. Sta morendo tantissimo. Out of there, go qui. Near it and it will completely refill you. Però ci sono i cosi dell'aria, quindi diventa subnautica. Players will uncover the fate of the Black Pearl and its crew. Sì, hanno detto che non sarà solo nella storia, però secondo me sarà una roba rara perché minchia sembrava fortissima. In ways never seen before. Bringing the world and the characters of Pirates of the Caribbean into Sea of Thieves is just crazy. Everybody was totally pumped for this opportunity. When Mike sat down and started taking people through, I was able to just sit back and watch people's faces and watching their smiles light up. You know, watching literally tears in some people's eyes as they Mostri marini e fantasmi però sono a tema piratesco, Karim. Se tu mi dici un arco, uno scudo, ok, non è che se ci sono cose va ben tutto. Non sono d'accordo sotto quel punto di vista lì. Della varietà aggiuntiva ci sta, sono d'accordo. Ci sono le magie e vuoi l'arco? If I could sum up the project in a single word, I would say incredible, proud, magical, enchanting, epic. I think the project in a word. Me piacerebbe una specie di rampino per arpionare le barche, attaccartici. More of the game or everything. I just think of the studio and it's incredible. It is a rare game. L'arpione c'è già, non quello per il cannone, ma c'è già l'arpione. I think there's been an incredible amount of hard work and heart and soul that's gone into this project. Incredibly beside myself that it's happening, just this combination of these two, like, sort of social media manager, quello che ha cam e audio peggiori. Being able to work on part of it and to help bring it into being. I think the work we've done is incredible. Pare che c'ha Everwild lì dietro il quadretto. Diteci di più, bastardi. And I hope that those resonate with fans of both the ride and of the films. This has been a real labor of love bringing this project to life, and I can't wait to see players' reactions to it. Uno stocco più veloce della spada ma fa meno danni. Quello sarebbe interessante. Su questo, sì, quello sì. Che colpisci di più e fai meno danno. Quello ci può stare. Sarebbe una variante della pistola. Anche le armi akimbo ci potrebbe stare perché anche quello si faceva, la doppia pistola. Infatti i pirati, esattamente come era anche in Assassin's Creed 4, avevano più di una pistola, perché sparava, metteva via, ne prendeva un'altra, sparava e metteva via, perché ricaricare ci mettevano una vita. Quindi facevano prima a tirar fuori più pistole e girava con tutte le pistole, pam pam pam. Yeah, this has been an unbelievable journey for us. I mean, it's been such an inspiring project to work on. I can't tell you how excited I and the team are to bring this to Sea of Thieves. And, you know, just the scope of content and the way it moves the Sea of Thieves world forwards. I mean, just to recap what you've heard about today, you know, the five tall tales that make up that narrative of Sea of Thieves, A Pirate's Life. Your chance to embark on this epic adventure with Jack Sparrow, encountering new creatures like sirens, ocean crawlers and phantoms, and exploring the Sea of the Damned and the underwater world of the Sunken Kingdom. Bello, bello, carina anche la presentazione. And just how inspired we've been to make it feel authentic. Mi piace la passione che ci stanno mettendo. The world of Pirates of the Caribbean. Now, we can't wait for players to get their hands on this awesome piece of content, and we can't wait to see your reaction, right? And so this is coming free to Sea of Thieves on June the 22nd, which is not long now. Not long at all, and this is undoubtedly the biggest, most impactful update. Perché conoscendoli, metà giornata non si riuscirà a giocare. So, as always, we will see you on the seas. Ciao.
Cheers. Bello, bello, bello. You will always remember this is the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. È lo stesso trailer. To the Sea of Thieves. Quick as you like. Chop, chop. Sì. It's time to bridge the worlds and take our life. Bello, 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 bello. Virai due termosifoni. E diciamo, dai che manca poco a Jack Sparrow. Noi ci vediamo domani mattina con... voglio continuare i poliziotti sbirri. O forse no, forse no. Non lo so, perché a questo punto potremmo aspettare un pochino e aspettare che lo aggiornino, che mettono l'italiano e tutto quanto. Quindi, che tanto manca meno di un mese. Vabbè, ragazzi, buonanotte e a domani.